Prima di cominciare a fare qualsiasi altra cosa, giusto un paio di robine che in realtà prenderanno circa 5-10 minuti. Punto primo, ci tengo a ricordare che, come annunciato un paio di giorni fa, a partire da settembre io non streamerò più su Twitch e mi sposterò poi di fatto in pianta stabile su YouTube. Perché ho preso questa decisione? Per il semplice fatto che il guadagno tramite Subprime, che è il motivo effettivo per cui sono rimasto su questa piattaforma in tutti questi anni, ad oggi non è abbastanza alto da essere considerato conveniente per me rimanere su questa piattaforma. Quindi tutti quanti i contenuti che siete abituati a vedere in live qui su Twitch verranno presi e verranno spostati sul primo canale YouTube, proprio su Tearless Raptor. Per il resto, regà, non cambia niente. Semplicemente cambia la piattaforma su cui streamo. Per la questione abbonamenti su YouTube, in questo weekend qua, quindi tra domani e dopodomani, andrò a sistemare per bene tutto quanto. Quindi se avevate già l'abbonamento, credo che vi verrà cancellato e potenzialmente anche rimborsato, ma di questo non ho la certezza. Però sappiate che a partire da tipo lunedì, martedì della prossima settimana ci saranno già i due nuovi livelli, tutti quanti perfettamente impostati. Tra parentesi, quasi perfettamente impostati, perché uno di questi comporta, o meglio, vi dà l'accesso al server Discord. Ma il server Discord attualmente è settato soltanto per Twitch. Quindi durante il mese di agosto, barra durante i primi 10 giorni di settembre, che sono i giorni che mi prenderò di vacanza, dopo aver finito di streamare su Twitch il 31 di agosto, verrà sistemato tutto quanto il server Discord, verrà un attimino ripulito il tutto. Però sappiate che, ve lo dico, il Prime, qualora voi vi doveste dire: Tiar, ma io ho comunque il Prime e non seguo altri streamer su Twitch, posso comunque continuare a farla a te? Sì, puoi. Se seguite anche altri streamer, sinceramente, fatela agli altri, è giusto che ce l'abbiano loro la sub, visto che streamano effettivamente su questa piattaforma. Però se ce l'avete lì a far polvere, fate, cioè, nel senso, vi darà comunque gli stessi vantaggi delle sub di livello base su YouTube. Vedo se riesco a impostare e settare il tutto. Certo, le cose relative a YouTube non le potrete avere se fate la sub su Twitch. Però, tipo, l'accesso alle stanze per soli sub su Discord, quello lo avrete. Ok? Questo è poco ma sicuro. Quindi sì, regà, nelle prossime settimane, quindi le ultime 2 settimane di luglio, farò tipo una o due live su YouTube. Dopodiché nel mese di agosto farò circa metà e metà, quindi un po' di live su YouTube e un po' di live su Twitch. Infine, i primi 10 giorni di settembre, quindi dall'1 al 10, sarò in vacanza. Torno l'11 e dall'11 cominceremo a fare le live costantemente su YouTube. Che poi dico costantemente, ma sappiate che sto per iniziare un periodo bello complicato con... Sto cercando casa, vorrei cercare di comprare casa, dovrò traslocare, poi in quella casa sarà un processo lungo. Potrei saltare qualche live in più del previsto, ma ci sta, è anche uno dei motivi per cui mi sto spostando, perché è vero, quando parlo di convenienza, non parlo soltanto di una questione economica, nel senso che per quello che è il ritorno economico, ad oggi mi conviene streamare su YouTube, che è una piattaforma che mi permette di stare infinitamente più tranquillo e di, insomma, guadagnarci molto dal punto di vista della salute mentale, visto che non sono poi costretto a essere fisso in live per cercare di prendere più prime possibili, ma semplicemente posso fare le live che voglio fare. Se ci sono live che devo buttar lì giusto per fillare o per recuperare una live che ho perso, non le faccio. Se devo fare content filler, non lo faccio. Se qualcuno mi invita fuori a cena, non gli devo più dire di no, guarda, sono in live. Gli dico: ok, va bene, arrivo. Purché me lo dica con il dovuto anticipo, perché se ho già programmato la live, non si può fare. Detto questo, signori, capitolo trasloco da Twitch a YouTube terminato, un salutone agli amici di Tearless Live che probabilmente si staranno chiedendo: Tiar, cosa succederà a questo canale? Niente, continuerà a esistere allo stesso identico modo. L'unica cosa che accadrà, che ripeto è cursatissima, è che molto probabilmente il canale avrà questo colore. Sarà rosso, perché se le live le inizio a fare su YouTube è giusto che sia rosso e non viola, no? Quindi questa qua è l'unica grande differenza. Per il resto sappiate che le live che farò su YouTube sul primo canale Tearless Raptor saranno visibili al termine della live stessa, quindi la live è accessibile a tutti, ma quando questa finisce, il VOD, quindi la replica, sul primo canale sarà visibile soltanto per coloro che saranno abbonati. Mentre tutti coloro
che non sono abbonati al primo canale YouTube, semplicemente la potranno vedere con un paio di giorni di ritardo sul secondo canale YouTube. Molto semplicemente, rimarranno lì, ecco, queste live. Intanto voi, mi raccomando, smasciate like e iscrivetevi, che pian piano portiamo questo canale ai 100.000 iscritti. E ora, chiusa questa gigantesca parentesi riguardo, per l'appunto, questo mio trasloco da Twitch a YouTube, parliamo del videogioco palonesco. Perché ieri, giovedì, hanno fatto un annuncio, hanno presentato il nuovo EAFC 24. Arriverà una pioggia di domande riguardo questo titolo? La prima, TR, quali sono le tue impressioni? È stato un trailer di presentazione, non hanno fatto vedere un granché in termini di gameplay, né in termini di novità riguardo la carriera allenatore, che è la modalità che gioco io ed è la modalità che interessa a tutti quanti. Quindi per quello dovremo ancora aspettare. Ho visto tante polemiche, tra virgolette, se posso permettermi, stupide, riguardo all'inserimento delle calciatrici, quindi delle rappresentanti del calcio femminile all'interno di Foot. C'è una piccola cosa che secondo me la gente non tiene in mente quando parliamo di Foot. È una modalità fatta apposta per non rappresentare la realtà. È l'equivalente di un fantasy, non so come dire. È il fantasy team, è come fare il fantacalcio. Però lo fai su FIFA. Quindi, per me è stupido il discorso del dovrai però equilibrare gli overall tra le calciatrici e i calciatori. No. Se una calciatrice ha un overall di 85 all'interno dell'universo calcistico femminile, questo 85 verrà semplicemente traslato e pareggiato agli 85 del calcio maschile. Sì, TR, ma non rappresenta la realtà. Venite qui. Venite qui che ve lo dico. È un videogioco. Ok? È un videogioco. Non deve per forza essere realistico. Mi importa che siano realistici i movimenti e il modo in cui la partita viene equilibrata, che non c'è il momentum da una parte o dall'altra. Poi se in campo gioca Sam Kerr, se in campo gioca Marta, piuttosto che Vinicius, piuttosto che Zidane, a me non frega assolutamente niente, ok? È una statuina come un'altra, è una figurina. Letteralmente è un gioco di figurine, stai giocando coi soldatini a Foot. Me l'avessero inserito in carriera, avrei detto, ok, forse la situazione è un po' diversa. It's not realistico, perché non stai creando una modalità basata sulla realtà come la carriera. Mi stai inserendo una cosa completamente insensata. Così invece per me ha perfettamente senso, ok? Poi io, magari sono io che non ci capisco un cazzo, però secondo me saranno semplicemente giocatori con un fisico diverso. È una struttura fisica diversa, non aspettatevi che sia chissà che cosa, ecco. I toti femminili potranno esistere, certo, li introdurranno tutto questo, ci saranno anche le leggende femminili. Ma Marta, quella che ho citato, è tipo riconosciuta da molti come la miglior giocatrice di calcio, comunque una delle migliori di sempre, ok? Marta si è ritirata da mo', mi sa. No, gioca ancora. Marta tra tipo 3-4 anni potrebbe finire tra le icone. Ci sarà tutto ciò. Ma raga, Foot non è una modalità basata sulla realtà, ripeto. Quindi è una cosa carina, secondo me. Ed è anche un buon modo, magari, per farti conoscere e avvicinare al calcio femminile. Perché se tu, giocando, scopri qualche giocatrice, dici, ah, vediamo come gioca IR. Secondo me non è stupido. Ho sentito un sacco di polemiche. Ricordiamoci che è un videogioco, raga. Non deve per forza essere iperrealistico. Se volete realismo, andiamo a giocare a Football Manager, ma è un gestionale. Ci sta che, soprattutto in una modalità come Foot, aggiungano queste cose. Se non lo fanno lì, non possono farlo da nessun'altra parte. Sì, che in realtà Marta è il suo primo nome, però lo utilizza anche come nickname. Tipo, è come Ronaldo, quello che giocava nell'Inter, il cui nome è Ronaldo. Però lui in realtà si chiama tipo Ronaldo Nazario da Lima. Qualcosa del genere. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ecco, c'era anche un Luis di mezzo. È semplicemente tenuto Ronaldo come nome. Penso che verranno usate poco. Secondo me, no. Perché ogni anno
in ogni FIFA c'è quella manciata di giocatori che funziona in maniera iper specifica solo all'interno di quel gioco, solo se usati in un certo modo. È sempre stato così. E lo sarà anche per le giocatrici. Ripeto, non saranno altro che altre pedine da inserire all'interno del coso. E come è una cagata quella del fatto che non verranno usate. Verranno usate come? Ce ne saranno alcune che saranno iper... Oh, iper toste. Magari c'è davvero la calciatrice rapida che ha una stat di forza molto alta, nonostante sia piccola e agile, perché magari rispetto alla controparte femminile ha quelle statistiche lì, ma una volta che le appiattisci e metti tutti quanti sullo stesso piano come persone, non uomini, donne, calcio maschile, calcio femminile, ma metti come il pallone di M, hai un giocatore magari molto agile, ma che ti resiste anche molto forte, quindi viene usato per quel motivo. Io poi non me ne intendo, però credo che verranno usate anche per questo motivo qua. Detto questo, solo per quello rimane la cosa, mi fa parecchio ridere. Per il resto, regà, non ho altro da dire, nel senso che non si è visto altro, era una presentazione, quindi aspetteremo poi in futuro altre novità prima di riesprimerci, ecco, prima di riesprimerci. Detto ciò, cos'altro volevo dire? Ah, sì, ecco, seconda cosa che mi chiederete riguardo a EAFC24. Ma Tearless, ma lo porterai? Certo che lo porterai. Regà, cioè... Vi faccio un esempio molto pratico. Facciamo finta che io sia amico di questa persona, il cui nome è Gianfranco. Gianfranco, a un certo punto, viene diagnosticato con disforia di genere e decide di iniziare una transizione per cambiare il proprio sesso, o anche semplicemente decide di non rispecchiarsi più in quello che è il genere assegnatogli alla nascita, e dice: ok, io da domani voglio essere chiamato Jennifer, non Gianfranco. Tu questa persona la chiami Jennifer, non la chiami Gianfranco, no? Quindi, se prima avevamo FIFA, il fatto che ora si chiami EAFC24 non vuol dire che io non andrò più a passare del tempo con Jennifer soltanto perché non si chiama più Gianfranco. No? FIFA è soltanto il dead name del titolo di EA, che ora si chiamerà EAFC. Mettetevelo in testa. Non è che mi metterò a non giocarlo. Poi, Tear, quando uscirà FIFA 24, che tra parentesi non uscirà perché FIFA non ha firmato accordi con nessuno, la FIFA non ha firmato accordi con nessuno, quindi un FIFA 24 come nome non esisterà. Magari esisterà un FIFA 25. Lo porterai? Sì, lo proverò, così come riproverò i football, così come darò un tentativo a UFL, così come darò un tentativo all'altro gioco di cui non ricordo assolutamente niente, Goal si chiamava, non ricordo, comunque quell'altro. Così come darò un tentativo a questo eventuale nuovo FIFA 25 quando arriverà tra 15 mesi. Questo vuol dire che abbandonerai EAFC? No, raga, questo è il gioco su cui facciamo i contenuti. Ripeto, cambia il vestito, cambia l'abito, non cambia la persona. Ah. Poi, per la questione carriere online, io ci spero. Di brutto. Perché se c'è, io ve lo dico. Preparatevi, perché con Menzo vi rompiamo i coglioni ogni tre giorni. Sicuramente, sicuramente. Bene, detto questo, signori, chiudiamo questa gigantesca parentesi introduttiva e cominciamo a parlare di FIFA 23, perché questo che si chiama davvero FIFA 23 ancora. FIFA 23, dove siamo in una situazione abbastanza delicata, e questo perché? Perché arrivati alla 10/11 stagione con il Pepegam, sono arrivato all'ultima spiaggia. Questa squadra è senza speranze, teoricamente. Non credo di poterle salvare, perché sono anni che rimaniamo nella mediocrità senza poter salire, e voi direte: sì, Tear, ma perché non vai a piegare le regole e ad adattarle a queste tue difficoltà? No, piuttosto considero la carriera un fallimento.
Ho fallito col Südtirol e l'ho abbandonato. Ho fallito con Lugo e l'ho abbandonato, anche se in questi casi è stata più una questione di tempistiche più che di effettivo abbandono perché non riesco a portare a termine il mio obiettivo. In questo caso sì, non mi faccio problemi a dire mi arrendo, ok? Ci sta a sbagliare. Ho voluto imporre delle regole un po' più rigide per questa carriera interattiva rispetto a quelle passate, dove di regole di restrizioni non ce n'erano praticamente, e credo che ne sia valsa la pena. Ma la prossima volta, quando su EAFC faremo una carriera interattiva, credo che le cose andranno diversamente, ok? Quindi ci saranno sempre delle restrizioni, ma un pochettino meno limitanti. O comunque qualcosa che mi permetta di proteggere più giocatori in determinate situazioni, ecco, quindi... Questo sicuramente è stato un esperimento andato meh. Ci saranno dei cambiamenti, però per ora sappiate che o quest'anno, in questa stagione, ci qualifichiamo per l'Europa, oppure, signori, la carriera finirà oggi. Ma come siamo messi? Ora, tra una live e l'altra, ho giocato un po' di partite. Solitamente ne gioco sempre, boh, 3, 4, massimo 4. Questo giro ho avuto un sacco di tempo in più e ho giocato un bel po' di partite in più. Ne ho giocate 11. Se non sbaglio, ci eravamo lasciati la scorsa volta dopo la sconfitta col Burnley, la vittoria col Southampton e la sconfitta con lo Swansea. Forse avevamo anche giocato contro il Liverpool con cui avevamo pareggiato 4-4. Questo non me lo ricordo. Però poi, siccome ho avuto un po' più di tempo libero, soprattutto la sera dopo che staccavo la live, Claudia stava già dormendo, allora ero qui che dicevo, vabbè, registrare non posso, non devo fare miniature, non devo fare nulla di particolare, cazzeggio, e mi metto a giocare. Lo so che ultimamente sto farmando tanto off camera, sia su FIFA che su Minecraft, però come ho detto all'inizio della live, cioè, è una serie che sono disposto ad abbandonare, come già annunciato qualche giorno fa. Per quale motivo dovrei mettermi a cittare, mo? Io mi sono semplicemente giocato queste 10 partite, una in fila all'altra, praticamente, anche se splittate su 3 serie diverse. E basta, quel che è successo è successo. Il punto qual è? È che quando non gioco in live, io mi concentro solo e unicamente sul gioco. Perché non ho altro di cui preoccuparmi. In live devo controllare che stia andando bene la live, arrivano le sub, ovviamente tieni d'occhio, ringrazia, gli abbonamenti uguale, cerca di chiacchierare, di tenere comunque un contatto con la chat, cerca di fare la telecronaca. Hai mille cose da guardare. E quindi un pochettino ti distrai. Un pochettino ti distrai. Fatto sta che quando gioco off camera, le cose vanno diversamente. Perché nel mese di settembre, va bene, non meraviglioso. Pareggio 2-2 con l'Aston Villa, vittoria 3-2 col Newcastle, sconfitta 3-2 col Wolverhampton. Ma è qui che inizia il bello. 4-3 col Tottenham. 0-3 vittoria contro il West Ham, vittoria 3-2 col Brentford, pareggio 3-3 con l'Arsenal, ok, 3-2 vittoria contro il Nottingham Forest, 1-1 col Bournemouth, che vabbè, Rosic, 5-2 sul Manchester City, 3-1 contro il Leicester. E ora, signori, c'è la partita contro il Chelsea, ma volete sapere la cosa bella della partita contro il Chelsea? Siamo prima contro seconda. Oggi, in questo preciso istante, se battiamo il Chelsea, siamo primi in campionato. Come? Ha tipo fatto 4 gol Nuama, di cui 2 su rigore e 2 in contropiede. Il City gioca molto offensivo. E siccome adesso ho preso questo approccio molto più difensivo, nel senso che sto dietro, aspetto, mi schiaccio con tutta la squadra, raga, questo modulo è meraviglioso. Perché sì, è un 4-3-2-1, ma spesso in difesa shifta a un 4-4-2, è allegriano come modulo, è fluido, difendono bene, coprono bene. E quindi il City, che gioca molto offensivo, se loro stanno in avanti per 2-3 minuti e tu riesci a bloccarli ogni volta, va in contropiede, buchi, voragini ovunque. In ogni caso, tutto questo casino per dirvi che con Patrick Nuama ho segnato 22 gol nelle prime 14 di campionato. Leggermente rotto, Patrick. Leggermente rotto Patrick Nuama. Quindi, signori, io direi di cominciare questa live da una partita importantissima contro il Chelsea, che ha fatto acquisti mica male. Ha fatto acquisti mica male. Allora, punto primo all'ordine del giorno. Vai con la bet. Chi segna il primo gol di serata?
Nuama, Mbuku, Martino, Berna, Alexandropoulos, Samardzic, Tavares, Schaefer, Van Dijk, che no, non è Virgil Van Dijk, è un regen di non sappiamo chi, che si chiama Van Dijk però, ma non è quel Van Dijk, oppure Sabbè. Vi ricordo che rigori e punizioni li calcia Nuama, nel caso, mentre i calci d'angolo li batte Berna. Tanto grazie Quiet Chicken per il settimo, bentornato, bello. Il Chuku è svincolato, l'abbiamo dovuto vendere. Mentre col Pepegam sta andando abbastanza bene, perché ho giocato tanto off-camera e quindi giocando tanto off-camera, sapete cosa vuol dire? Non ho distrazioni, quindi sono fully concentrato sul gioco, quindi perdonatemi se magari sarò un po' più focussato sul gameplay piuttosto che sul commentary e sulla chat, però voglio cercare di davvero salvare questa carriera se possibile. Detto questo, devo ringraziare anche il buon Crow che ha fatto la sub 8 minuti fa. Grazie anche a Piar Condidando, che nomi avete ogni tanto, con il quarto, The Darkness con il primo, Endel con il primo, e poi basta, ci siamo. Bene! E grazie, raga, per i complimenti riguardo la mia presenza al Tiki Taka To di Sequolf, visto che... Cioè, in realtà non pensavo uscisse oggi, io sono stato fuori fino a... tipo 2-3 ore fa, neanche. Quindi sono tornato a casa e ho detto, cazzo, è uscito, perché poi ho visto che mi aveva anche scritto per chiedermi una foto da mettere in miniatura e non gliel'ho mandata, ho trovato la prima foto a caso. E ha fatto bene, nel senso, dopo gliene manderò un'altra se vuole rifare la miniatura. Però... cioè, ho visto più di uno in chat prima che lo diceva. Grazie, grazie. La mia testa funziona male, tutta storta. Le cose che devo ricordare non le ricordo. Le cose che non dovrei ricordare, tipo Vikash Dorazo, invece le ricordo. Vabbè, signori, benvenuti al Pepega Park. Prima contro seconda. Il Chelsea di Fagioli e Locatelli e Osimhen contro il Pepegam di Nuama, Martino, La Berna e Alexandropoulos. Ora non fatemi fare figure di merda. Vedete cosa vi dicevo? Vedete che in difesa si schierano 4-4-2? Con Martino che si abbassa come esterno destro e invece Berna che si allarga come esterno sinistro. Funziona da Dio sta cosa, non so perché. Ma fanno così. Ferran Torres, Locatelli, ancora Ferran Torres. Gioco di gambe. È ancora lì. Tienimi Osimhen. Palla per Noni Madueke. Bene così, Cox, con calma, Martino, Mbuku. Guarda che è partito Tavares, Tavares, Tavares col mancino, ci arriva Alban Lafont, bene, bene, bene. Ci sta, Rakors, i giovani funzionano sempre bene, per questo motivo sono sbroccatissimi. Mbuku. Torniamo indietro con Schaefer, che prende la mira e ci prova dei 35 metri, esagerato addirittura Schaefer. Berna, persa Ben Chilwell interviene. Non l'ho messo su musica, vabbè, la metto dopo. Ma non ci sono neanche gli audio, non c'è neanche l'audio di gioco, fermi tutti allora, perché così è cringe se non si sente un cazzo. Fermi, allora. Ma come debutto giocatore? Ma sti qua davvero hanno buttato in campo il secondo portiere per giocare contro la seconda squadra? Devi scemi. Fammi vedere su un po' di musichetta. Magari non quella. Facciamo attenzione che non mi parta musica che non deve partire. Che già mi sono beccato una segnalazione di copyright sull'ultimo video perché sono partiti brani non contenuti in playlist copyright free. Ci siamo. Sabbè. Cale per Lazar Samardzic. Largo da Patrick Nuama. C'è nessuno su di lui. Piano, 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 piano. Martino. Samardzic. Arca miseria. Kavana che interviene. Però peccato perché l'idea di darla dentro per Berna ci stava. Bravo Sotiris. Tienilo, tienilo lì.
Però ripeto, boh, formazione strana. Perché guardate come si schierano. Cioè, tra l'altro, Nuama si allarga e Mbuku si accentra. Io questa cosa non l'ho capita. Non capisco perché alla fine ci sia più Mbuku come punta centrale che Nuama. Ma va bene uguale. Samardzic per Mbuku! Alban Lafont c'è. Sapete cosa? Non mi piace Berna come battitore degli angoli. Devo provare Mbuku. Berna non li batte un granché bene. Mbuku a cercare in mezzo. Van Dijk che svetta su tutti! Chilwell c'è! E salva il Chelsea, ma c'è un tocco di mano! Un tocco di mano di Victor Osimhen! E quindi calcio di rigore. Mamma mia, che botta di culo. Doppia, da un lato e dall'altro. Cosa è successo? No, replay. Replay incredibile, perché non è vero quello che è successo in più sensi. Punto primo, come l'ha presa Chilwell? Da, vabbè. Regà, testa traversa riga. Palla che poi rimane lì. La spazza al 16. Pallone che si impenna. Osimhen e Tavares. Chi l'ha toccata? Vabbè, figa, ma non è rigore mai. Non è il rigore quello, dai. Gli è sbattuto addosso. C'aveva il braccio qua. Va bene così, però. Lo accetto. La Patrick Nuama contro Alban Lafont. Parte Patrick. Lafont immobile. Vantaggio Pepegam al minuto numero 23. Allora, il tocco sul braccio effettivamente c'è stato. Non so se sia un tocco tale da effettivamente garantire l'assegnazione di un calcio di rigore. Però bravo Patrick. Ferran Torres. Che cazzo faccio con Sabé? Bravo Sabé! Che recupero incredibile. Porca merda. Martinez, fermi, fermi, piano. Fagioli, verticalizza, Osimhen, Ferran Torres, ancora Osimhen. Di ritorno per Ferran Torres, Locatelli col mancino. Peccato per la scivolata che ho fatto con Sabé. E sono scivolato perché non pensavo di aver selezionato lui. Se lo avessi avuto ancora in piedi, raga. Se lo avessi avuto ancora in piedi, l'avrei potuto anche bloccare quella palla. Bravi loro, pareggio immediato. Va bene, va bene, va bene. Guardate, mi gioco anche il pareggio, eh. Non mi faccio problemi. Fallo? No, eh. Non è che siccome tocca anche la palla, allora è buono. Se mi travolge nel cercare di toccare la palla, è comunque fallo. Lo sai, vero, Albero? Chilwell, Ferran Torres. Bravo Van Dijk. Patrick, corri, cazzone. Invece no. Porca miseria, bravo Martinez per loro. Ha allungato il piedino nel momento giusto. Guarda con calma, rallenta, torna indietro, lasciali fare. Fagioli. Palla lunga per Chilwell, fuori gioco. Beh, se con palla intendi dire proprio l'effettivo testicolo di Mbuku, allora forse ha toccato prima la palla, sì. Berna. No, no, Berna. Bravi. Bravo, Sotiris. Mano? No, non l'ha presa di mano nessuno, incredibile. La Font costretto a spazzare. Sabé di testa. Anticipa Chilwell. Samardzic. Berna. Vai, Tavares. Buono. Guarda come giriamo bene palla. Sabé col cambio di gioco. La Berna, Samardzic, Alexandropoulos. Guardate che la gestiamo con estrema calma tutta questa azione. Poi sbagliamo un passaggio. Molto male. Noni Madueke. Osimhen. Cambio di gioco. Apri. Lì va Martino. Vabbè, ho capito. Martino, abbassati sulle linee di difensori.
Dove cazzo vado in scivolata, Pirla? Bravo Van Dijk. Bravo Van Dijk, bravo, bravo, bravo. Va bene il pareggio col Chelsea, va bene, va bene, va bene. Siamo secondi quest'anno. No, l'arbitro è effettivamente Taylor, ma non è quel Taylor o è quel Taylor? Cioè, si chiama davvero Anthony Taylor? C'è effettivamente nel gioco l'arbitro? Bravo, Tavares. Bravo. Bugu. Bene. Bene. Bello. Nuama! Nuovo vantaggio per Pegam. L'arbitro non chiama il fuorigioco, anche se io ho il dubbio. Svetta in testa a tutti quanti. La doppietta di Patrick. Bello il cross. Oh cazzo, io amo quando mi riescono sti minchia di cross. Però non è giusto che soltanto quando non sei contrastato tu riesca a fare sti colpi di testa. Forse mi ha tenuto in gioco Chilwell, ma forse è fuori gioco, eh. Allora, ho bisogno quella che mi mette con la linea sul ca... E? No, invece è regolarissimo. È tutto quanto dietro la linea, mentre Chilwell ha un piede avanti. È giusto, è regolare. Bene. Apprezziamo, apprezziamo. Ora attenzione al kickoff glitch, che qua possono segnare immediatamente. Noni Madueke. Atteso da Tavares. Tavares. Diventa il padre dei miei figli, ti prego. Bravo Martino, Samardzic. Resiste il giocatore dell'Udinese. Berna. Buono su Tavares. Peccato perché sarebbe stata una buona ripartenza per noi. E ora con calma. Vedete che difendono 4-4-2? Io sta cosa non la capisco, ma mi sta benissimo. Top modulo. Tra l'altro vorrei fare una cosa un attimino per smurfare eventualmente la nostra vita. Ve lo spiego anche tra un attimo nel caso. Buku. Nuama. Con calma, Patrick. Ci abbiamo fretta? No. Vai da Alexandropoulos. Sotiris. Samardzic. Nuama. Sbaglia, Patrick. Queste cose non dovresti sbagliarle, Patrick. Bravo. Tra l'altro oggi ho letto una cosa meravigliosa. Cioè pare che il Bologna sia intenzionato a vendere Orsolini, il che un po' mi dispiace, però lo capisco. Mbuku! Mbuku! L'imbucata per Mbuku! 3-1 per Pegam! L'imbucuata, esatto. Due gol e un assist per Nuama. Gol di Mbuku e 3-1 sul Chelsea. No, stavo dicendo, pare che il Bologna sia intenzionato a vendere Rossolini perché è in scadenza di contratto a fine 2024. Fine a giugno 2024. E quindi vogliono cercare un sostituto per vendere adesso Bernardeschi. Pardon, Orsolini. Evidentemente come sostituto vogliono Bernardeschi. Ora voglio diventare amico di Bernardeschi. Porca puttana! Bravo, Cox! Bravo, Nuama, mette fuori la palla. Cavana, Locatelli, ancora Nuama! Che fa vedere al mondo intero il fatto che ha giocato anche da difensore centrale in passato, in questa carriera. Mbuku! Cerca l'imbucuata per Van Dijk, che forse viene anche sgambettato dalla difesa del Chelsea, ma facciamo finta che non sia successa questa cosa. Osimhen. Perché, Victor? Cioè, a me sta bene, ma perché sta cagata?
Orsolini io ce lo vedrei bene alla Fiorentina. Bravo Nuama per Mbuku! 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 Sul fondo Mbuku, allora tempo di cambio. Fuori Martino che era già mezzo cotto, dentro Davitashvili. Dentro Gutierrez per Samardzic, dentro Williams per Sabbe. Dentro anche Castillo per Mbuku. Anche se io Orsolini ce lo vedrei benissimo alla Fiorentina. Non so perché, è il giocatore da, è un giocatore da Fiorentina. Pacioli, bravo Schäfer. Che poi fa una cagata e regala palla a Ferran Torres per la parata clamorosa di Cox. No, schifo no, però magari non performerà bene quanto ha fatto il primo anno, raga, è perfettamente naturale, ha avuto un'annata clamorosa, Quara. Oppure si conferma ed è un nuovo fenomeno del calcio mondiale, e non un one season wonder. Ma il suo tiro l'ha già fatto una serie di acquisti interessanti, eh. Il suo tiro ha fatto tipo 11 acquisti. Ha cambiato metà squadra, bello il pallone, Tavares con l'esterno, oh, troppo sotto, peccato. Il Sutro ha fatto una serie di acquisti belli interessanti. Poi ve li faccio anche vedere. Nel caso. Però considerate che il Sutro aveva tipo buona parte della squadra in prestito. O con contratti da un anno. Però sta prendendo tutti i giocatori di categoria. Berna! Berna! Mamma mia, il Chelsea è tutto svalvolato ora. Grazie, belli. Minecraft regalo abbiamo fatto questa settimana lunedì e ieri, che era giovedì, non mi veniva in mente che giorno fosse. Settimana prossima anche lo faremo lunedì e giovedì, presumibilmente, perché poi mercoledì non ci sono. Sono la festa di laurea di Sal. Castillo per Davitashvili! Davitashvili! Traversa! Oh, cazzo! Cazzo, la traversa di Davitashvili. No, no, Nuama a battere gli angoli, anche no. Vai Gutierrez. Palla uscire, a cercare la testa di Patrick Nuama. Patrizio Svetta. Signori, finisce così. Pepe Gam 3, Chelsea 1. E sapete cosa vuol dire questa cosa? Salutate la cazzo di capolista. Suppongo di sì, siccome l'ha strutturato a torneo trappo, immagino che le prossime dovrò essere presente, visto che ho vinto. Mamma mia, partita clamorosa. Clamorosa. Ampiamente meritata. Paghiamo la bet per il gol di Patrick Nuama. Visto che è stato il primo a segnare, regà, è ufficiale. Pepe Gam primo in classifica. E ora arriva l'Everton, ma l'Everton, essendo 19esimo, come ben saprete, regola non scritta di FIFA, non lo possiamo affrontare. Ci conviene proprio turbo skipparlo, perché altrimenti si creano problemi. Ah! Durata molto la vetta della classifica. Sconfitta simulando velocemente contro l'Everton. Siamo al terzo... Ma perché siamo terzi, mo? Come possiamo passare dal primo al terzo posto? Non commento. Non commento. Vabbè, comunque, oh... Se arriviamo in Europa, io sono comunque contento. Le coppe non le voglio giocare quest'anno. Ma voglio giocare il più possibile. Quindi... Contro il Leeds si scende in campo, magari con delle maglie decenti per il Leeds. Anzi, più che scendere in campo farei simula veloce, poi nel caso... Cioè simula lento e nel caso tieni d'occhio quello che accade. No, comunque tutto questo per dirvi che il Südtirol ha fatto una... Una bella sessione di mercato, eh. Tanto è cominciata la partita. Allora, calciomercato... Trasferimenti stagione in corso. Praticamente cosa ha combinato il Südtirol? Oh, vai Patrick. No, punizione fuori gioco. Allora, credo in te, ce la puoi fare.
Non penso si veda una sega. Soprattutto adesso non si vedrà una sega. Però, oh, cioè, allora, gli sono rientrati. Aveva in prestito un po' di giocatori, ok? Intanto buono, buono. Ah, peccato, Berna. Gli sono rientrati i vari Vinciguerra, Tainer, Heinz, Gabrieli, Davi, il fratello di quello che già c'è, Voltan, Barisone, Dorazio, ok? Questi qua sono anche Galuppini. Questi, da Galuppini in giù, sono tutti quanti giocatori in rientro dal prestito. Peccato. Però hanno preso Rauti in prestito dal Torino, Peters e Pecorino in prestito dalla Juventus Next Gen, con Peters che secondo me è un fenomeno, sperando che riesca effettivamente a tornare a buoni livelli. Poi ha preso Ciervo in prestito da il Sassuolo, ex giovanile della Roma. Angolo per il Leeds. Non ha insegnato, non sta insegnando benissimo. E Di Tacchio in mediana, che di fatto è il nuovo Fiordilino. No, che cazzo hai fatto, Martì? E quindi ci sta. E poi hanno preso Ghiringhelli come nuovo terzino al posto di fatto di De Col, che ci può stare. Un nuovo secondo portiere giovane che potrà poi sostituire Poluzzi tra un annetto o poco più. Hanno ripreso Lunetta. Hanno ripreso Lunetta, che comunque il suo l'ha fatto come esterno di riserva. E poi hanno preso Azzero, Shiba e Lonardi. È andato via Cisco. In uscita, cioè, perdone, hanno preso Cisco per 50.000 euro dal Pisa, che è un buon giovane. Per la B, ovviamente. Mentre in uscita hanno svincolato Schiavone. Hanno perso i vari Belardinelli, Fiordilino, Sissé, Mazzocchi, Pompetti, Celli e Minelli, che erano tutti in prestito. Hanno svincolato Schiavone. Hanno venduto Dorazio e De Col. Dorazio era già al Cosenza, l'hanno semplicemente venduto a titolo definitivo. De Col è andato al Vicenza. L'unica grande perdita qua dentro è Giozzaro. Perdere Zaro dandolo al Modena, brutto. Però hai preso Shiba, che è molto giovane, che potrebbe sostituirlo bene. Se vai a prendere un altro se effettivamente rimane Curto e lo sposti difensore centrale, ci guadagni. Secondo me non è male come cosa, alla fin fine. Cioè, ci puoi vivere. You can live with it. Andato via Shaka Mavul in prestito. Regà, hanno fatto un mercato buono, tutto sommato. Cioè, non è un mercato che dice, ah, orribile, che schifezza. Ci sta. Tra l'altro, cosa vuol dire Rovere alla Feralpi Salò, frate? Oh, e cosa vuol dire Poluzzi al Cesena? Fra, no, oh! Michael Venturi non ho idea di chi sia. Però un difensore centrale può servire, visto che è partito Zaro. Oh, che vuol dire Rovere al Palermo? Listowski al suit? Bello Listowski! Meh! Vabbè, scusate, sto scoprendo cose. Basta, basta, basta. Torniamo a FIFA. Quanto stiamo? 0-0. Non stiamo scendendo in campo. Scendi in campo, là, non stiamo neanche tirando in porta. Rovere è un bel giocatorino. Secondo me Rovere e Curto sono due player che potrebbero tranquillamente giocarsela come tipo dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo uomo di una squadra di bassa Serie A. Tipo che mi vai a giocare, che ne so, in un Hellas Verona. Dico bassa perché arrivate 17esimo. In una Samp, no, la Samp no, in un Genoa. Ci stanno tranquillamente. Secondo me la 2 Uruz. Perché se vai col gruppo compatto, se crei il gruppo compatto, poi quello ti rimane. E almeno ci guadagni qualcosa se ne cedi qualcuno. Quei prestiti, sì, è comodo se vuoi anzitutto cercare di rimanere salvo in B, guadagnare qualche soldino in più e poi, nel caso, iniziare a comprare i tuoi di giovani interessanti o comunque di giocatori interessanti che puoi rivendere a buon prezzo, per creare basi solide economiche, non fallire, non far cagate. Insomma, concettualmente, per quanto sarebbe stato bello vedere il Südtirol in A dopo i playoff, vi dico, porca puttana, gol di Oyarzabal. Concettualmente avrei, cioè, sono quasi contento che il Südtirol sia rimasto in B per cercare di fondare una nuova linea, diciamo, per rimanere fermi in B qualche anno e poi, quando sarà il momento, provare effettivamente l'affondo. Tavares, ma chi cazzo la dai? Tipo, il Frosinone potrebbe far fatica se avevi tutta la squadra fatta con molti prestiti. Oyarzabal, bravo Van Dijk. Buono.
Cucù. Bravo Nataniello. Ah. Loro c'hanno Quivin Keller in porta, maledetti. Bravo Barco. Il Bale è stato eliminato all'ultimo. Beh, anche il Südtirol. Non così tanto all'ultimo, ma anche il Südtirol. Tutti quanti sono stati eliminati un po' all'ultimo, in realtà, eh. Sono stati dei playoff molto emozionevoli. Bello, bello. Non dirmi che è fuori gioco, Albero. Bravo. Bravo, Patrick. Non penso che seguirò la C, no. Sì, beh, il Monza c'ha i soldi, esattamente. Però sì, vedremo come se la caverà. Allora, ve lo dico, il Südtirol, secondo me, nella stagione 2023-24 non farà bene quanto ha fatto nella 22-23. Südtirol concluderà comodo 14°-15° posto. Fai anche il 13°-12°. Ma comodo proprio. Senza troppi patemi d'animo. Ma in C c'è il Catania. Ok, e quindi? Cox Ciapala, mamma mia, che idiota che non spazzo io. Ok, tienila. Nuama. Verticalizza Mbuku. Martino! Yes! Torna a simulare. Però fai dei cambi prima che sono mezzi morti. Dentro Davitashvili. Dentro Sabé. Dentro Williams. Dentro Obert. Dentro Castillo. No, volevo fare... Vabbè, aspetta, fai entrare i cambi. E torna alla simulazione, vai a guardare. Se troviamo il terzo, regà, mamma mia che cosa vi siete bruciati, idioti. Schäfer torna indietro, testa di cazzo, perché eri in attacco? Bravo, Schäfer. Bollo. Ma perché, Guti? Idiota. Continuo a non capire il perché sia una motivazione per cominciare a seguire la C, mamma mia, Castillo. Il Ciucu dov'è finito? Credo sia ancora svincolato perché costa troppo. Ti chiede 1 milione di stipendio a settimana. Ci sta che sia troppo. Dopo devi riadattare tutti gli stipendi, non va bene. Cioè ti distruggi le casse del club per prendere il Ciucu. Noi lo faremo perché abbiamo potenzialmente soldi infiniti. Però... buono! Bene! Dove c'è il West Brom? Mentre noi torniamo temporaneamente in cima alla classifica perché abbiamo giocato una partita in più. Siamo 3 squadre pari a 34 punti. Siamo secondi per la differenza reti. Ok, Manchester City, va bene. West Brom. Oh, io inizio a tenerli d'occhio. C'hanno Gianluca Busio. No, allora devo... Con le squadre un po' in fondo alla classifica non devo neanche giocare. Devo proprio brutal simulare fino allo United. Bravi, 3-1. Bravissimi. E ora si gioca con lo United. Non penso Spezia. Penso che andrò a vedere quelle vicino a me di partite. Perché lo United è 16°? Vabbè, facciamogli il culo allora. Ok, ora capisco. Hanno Salah, Mejbri... Come CDC. Allora, pronostico. Gol Berna. Sì, no. Vai, avvio il pronostico. Avvio la partita, vado in bagno al volo e arrivo.
Pisciatina tattica ultimata. Signore e signori, buonasera e bentornati al Pepega Park. Che ho già visto questo Pepega già trionfare contro il Chelsea. Vediamo se anche contro questo United in difficoltà riusciamo a combinare qualcosa di interessante. Bravo Tavares, che la tiene anche dentro. Un uomo meraviglioso. Ok, bravi. Raga, come stiamo partendo aggressivi? Tavares, acquistone sulla fascia Tavares. Berna, su di lui Mainu, Alexandropoulos, finta di tiro. Berna cerca l'apertura, ha toccato il pallone da Anthony. Sacha Boué, Mainu, Berna la perde. Sotiris, Alexandropoulos. Buono. Col tiro a giro. Hanno Persman in porta. Ma Persman non ha tipo 87 anni, raga. Allora, sul fatto che Sik mi abbia chiamato Terles per tutto il video, vi dirò un attimino, ci ho sofferto, però ho detto no, è peggio se inizio a correggerlo a metà video, quindi piuttosto glielo faccio dire e lo correggerò all'inizio della prossima. Mi pareva brutto, sarebbe stato più brutto se avessi detto actually è tearless. Fa proprio da stronzi, altezzosi, su via. Martino, mamma mia che scatto per andare via Martens. Martino. La Berna! La prende di mano il loro giocatore. Porca troia, Berna, cosa mi... No! Stavo per segnare così con Berna, visto che il loro portiere era uscito. Ho detto, vabbè, proviamoci. Mamma mia, l'avesse tenuta bassa. L'avesse tenuta bassa la Berna. Mainu. Bello. Perché lo United per forza sta sedicesimo se gioca così. Vabbè, poi io sbaglio i passaggi base, doveva essere per Mbuku, però per forza. Minchia, però hanno Mukoko, Sancho, Anthony lì davanti, con Gluck dietro le punte. Ok, piano, piano, non crolliamo. Stiamo a tenere la linea difensiva. Anthony, eccolo, bravo Cox! Bravo Cox! Calciomercato mi sa che farò soltanto quello invernale, raga. Voglio cercare di giocare il maggior numero di partite finché non sono abbastanza sicuro di avere l'accesso assicurato a una Coppa Europea. L'unica partita che cercherò attivamente di vincere, pardon, di perdere, è... Orca miseria. Vabbè, il rimpallo che gli è finito lì, ma va benissimo. È quella di FA Cup. Eh sì, questo è rigore. Tocco di mano di Sabé. Brutto. Brutto. Che poi non era propriamente mano perché ce l'avevo lungo il corpo, ma ok. Se arrivo a metà classifica, regà, fine serie. Mukoko. Cox. La prende Matteo Pipo. E allora vai di contropiede. Samardzic, fuori giochissimo di Samardzic, peccato, peccato. Perché perdere l'FA Cup? Così ci concentriamo solo e unicamente sul campionato. Via dalle palle le coppe. Buku, bravo Mainu. Merda, oh. Ora sto facendo fatica in questo istante. Valle. Sabé. Che cazzo di intervento aggressivo mai fatto? Perché mi si accentra più un Buku? Non l'ho capita sta roba. Ok. Samardzic. Apre per Tavares. Mette giù il terzino. Fino in fondo. Rientra. Boué la mette fuori. Fammi battere l'angolo a Buku. Palla tagliata ad uscire. Un po' pallonettata verso la testa di Massimo Martino. Ci arriva Persman.
giocano un po' pallavolo. Alla fine Alex Vaillé la mette fuori. Sotiris Alexandropoulos. Ci ha provato il greco. Oh no, ma davvero state parlando di... No, vabbè, ma il rimpallo così no, eh. Bravi a metter fuori. Davvero state... stiamo ancora parlando di Plastic Tax Simulator dopo tipo 14 mesi che l'ho portato. Basta. È stato divertente la prima volta perché il gioco in sé per sé non ha content. Sono paperelle in uno stagno. È stato divertente la prima volta che ci abbiamo tessuto su una storia. Abbiamo fatto qualche cagatina. Ma basta, ora, basta. Io vi giuro, un giorno lo faccio. Vi metto 5 minuti in live senza sapere cosa dire. Ma sì, ma che muoio affogato quel bastardo di Dwayne The Quack Johnson, la paperella di Plastic Tax Simulator. Va bene, 0-0 dopo il primo tempo. Non buono. Bugu. Ok, avrei bisogno di un replay, però la palla non si è neanche avvicinata al porter. Ma sapete che sono confuso dai movimenti che sono stati fatti da Nuamali. Alexandropoulos, bravo, potersi a spasso Gluck. Ancora Alexandropoulos. Hannibal c'è. Interviene, brutto il fallo di Schäfer. Lascia correre l'albero. Sancho. Cross di prima e mezzo, Tavares, mamma mia. Mamma mia. Usciamo piano. Perna. Anticipato, Mainoon, Dika. Sapete cos'è che mi sta dando fastidio? È che questo United è battibilissimo. Ma sono in semidifficoltà. Mettila fuori sta palla! Sei palesemente avvantaggiato tu. Allunga quel cazzo di piede. Fai mezzo scatto in più. Fallo. Quello era palesemente fallo. Gli ho tranciato le gambe. Ma l'arbitro non dice niente, quindi lo accetto. Perna. Apre per Tavares. In area Tavares. Col mancino centrale per Persman. Peccato. Uè. Perna ancora. Nuama. La 27esima parata di sta partita di Persman. Martino c'è, la tiene. Buona, buona, buona. Sabbè. Non ho capito che è successo, ma ok. Cosa cazzo sto facendo? Perché sto cercando degli affondi quando non sono necessari. Bravo Van Dijk. Schäfer, spazzala! Bello, bello Nuama che arriva a rimorchio. Cattivo Patrick Nuama. Berna. No. Cosa mi sono lasciato scappare? Che idiota. Jadon Sancho.
palese che l'avrebbe data a valle. Mukoko El Khanous. Bravo Van Dijk. Figa, ci sono Mainu e Hannibal lì a centrocampo che mi stanno mordendo le caviglie. Soprattutto Hannibal. No, ho capito perché è cannibale. Hannibal de Cannibal. Scusate. Ecco. Gioco. Niente fuori gioco. Vabbè, bravo. Al massimo la possiamo pareggiare questa, però che palle. Dai, cazzo. Due gol in tre minuti dello United per stenderci completamente. Peccato, niente. No, peccato perché mi dà fastidio sta partita perché era incredibilmente vincibile. Era turbo winnable sto game. E niente, non era la partita. È la miseria, può costarci l'Europa. Abbiamo ancora il girone di ritorno. Siamo comunque tra le prime quattro, anche in caso di sconfitta qui. Non sarei così tragico. E niente. Ma che fastidio che mi dà sto United, fa cagare come squadra. Cioè, lo vedi proprio che hanno le voragini, non sono, sono degli incapaci, cazzo. Eppure ho preso due gol. Vabbè, ci sta, nel senso. Forse era giusto il pareggio. Gio, però. Almeno un gol me lo sento che gli avrei dovuto fare. Sbagliato tutto quello che poteva essere sbagliato in sta partita. Tutto. Vabbè, è la partita brutta del giorno. Poi ci riprendiamo. Ok, vabbè. Prendiamola e cancelliamola. Mamma mia, fosse entrato questo con Berna. Veniva giù lo stadio. Sì. XG solo 0,9. Beh, evidentemente l'ho... Ho creato molto meno di quanto pensassi. Vabbè, scemo io. Comunque ha perso pure il City. Terzi. Madonna, quanto è chiusa sta classifica, raga. Ci sono tre punti tra la prima e la sesta. Tre punti tra la prima e la sesta. Noi siamo terzi a meno uno. Beh, buono. Ma abbiamo il West Brom, che sta quindicesimo. No, è diciannovesimo. Ed essendo quindi penultimo, lo dobbiamo skippare da calendario e andare direttamente al primo dell'anno. 4-1, bravi. Allora, intanto vi pago la bet e vi dico che Berna no, non ha segnato ovviamente. Però, arrivando al primo gennaio, signori, è tempo di calcio mercato. È tempo di calcio mercato perché abbiamo diritto, anzi dobbiamo proprio fare l'unico acquisto di fatto del mercato invernale. Allora, che cosa dobbiamo fare nello specifico? Dobbiamo porre un veto per ruolo, quindi un difensore, un attaccante, un centrocampista e un portiere. E poi girare una ruota che comprenda tutti gli altri. Ora, Hillel Konaté non conta. È sul mercato e quindi non possiamo... Cioè, meglio, teoricamente lui dovrebbe essere ceduto, ma non posso neanche rescindere il contratto perché sta per ritirarsi e quindi rimarrà con noi fino al termine della stagione.
E lui non conta, è Knezevic il nostro terzo portiere. Per il resto, dovesse uscire Nzola, semplicemente andremo ad acquistare un altro giocatore senza vendere Nzola. Ma direi che possiamo fare una ruotina che vada a includere i seguenti giocatori. Per quello che riguarda i portieri, io direi di salvaguardare ovviamente il titolare Matthew Cox, sarebbe stupido fare diversamente. Quindi metti Pato Willé e metti Knezevic. Poi a sinistra mettiamo Tavares e Williams con Schäfer che verrà protetto. E quindi metti sulla ruota Van Dijk, metti Obert, metti Kobayashi, metti Sabbé e mettimi anche Candela. Ok. Poi a centrocampo vi salvo Berna, anche se non è il migliore dei giocatori, però vi salvo Berna, quindi anzi no, salvo Alexandropoulos, è difensivo come giocatore. Preferisco avere Alexandropoulos come giocatore un po' più difensivo rispetto agli altri due, essere sicuro di non perderlo e avere un centrocampo scoperto. Quindi salvo Alexandropoulos e quindi metto Samardzic, La Berna, Gutierrez, Kramer, Mahmoud, Martino. Ah no, Martino non conta, ma in realtà conta e come. Perché ovviamente in attacco salvo Nuama. Quindi Martino, Mbuku, Davitashvili, Castillo e Nzola. Ok. Samardzic in realtà è più un COC secondo me che un CC, però è segnato come CC, quindi niente, si vedrà. Intanto rolliamo per vedere quale di questi deve essere venduto, vi prego tutti, ma non un Buku. O i difensori, cioè i titolari. Qualcuno l'aveva chiamato Samardzic. E ci deve salutare Lazar. Va bene. Quindi venderemo Samardzic, ma intanto, signori, abbiamo bisogno di... Sì, si possono riproporre player che sono già stati in squadra, ovviamente purché rispettino i limiti riguardo agli overall. Cioè, dovessimo arrivare in Champions quest'anno, clamorosamente, e dovessimo avere una formazione con l'esterno o col COC, potete farmelo prendere il Chuku, tranquillamente. Che limiti ci sono? Ah, il limite di overall è 80, ma regà, per evitare problemi, io direi di fare quello che abbiamo fatto ultimamente, cioè... Ditemi il nome di una nazione e noi andiamo a cercare lì, o meglio, andiamo a cercare un giocatore che abbia quella nazionalità lì per poi trovare il sostituto di Mr. Samardzic. Quindi per l'appunto potete dire Senegal, il Congo, per l'appunto Italia, San Marino, Capo Verde, cioè... Seleziono tra 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Non ho cliccato nessuno. Cioè, dopo tutto sto casino io non clicco niente. Ma perché? Che merdaccia. Ramon, vediamo cosa ha suggerito. Lituania, ok. Lituania, segno, perché potrebbero non essercene. Quindi nel caso estraiamo un'altra nazione. Quindi 3, 2, 1. Letto. Vabbè, ce ne sarà uno tra Lettonia e Lituania, su via. Aspettavo una qualche nazione un po' più tosta, invece no. Allora, Lazar, mi spiace, ma ti devo vendere. Sinceramente sono disposto a giocare anche con Gutierrez, purché di lituano ci sia qualcuno di buono. Quindi abbiamo detto paese, regione, Lituania, posizione, CC.
grosso così ce l'abbiamo. Allora, chat, sondaggio, dovete scegliere voi. CC, Lituania. Gineitis, 27,80. Oppure Kazlauskas, che è 23,72. A voi la scelta. Il culo è perché è un 80, quindi letteralmente perdiamo uno di overall, non di più. Poi la scelta, ma raga, ripeto, so già cosa andrete a votare. Oppure potreste rovinarmi tutto votando per Kazlauskas. Che ne so io. Oh, bene, Morgan, sono contento. Sta stravincendo Gineidis. Siamo a metà del tempo, ma all'80% dei voti. Quindi a meno che non vi stiate conservando i voti per Kazlauskas fino all'ultimo secondo per poi farmi stare male, direi che siamo tranquilli proprio con Ginetto. Vero. Tra l'altro difende anche decentemente, 72 di difesa come stat, buona. Paradossalmente potrebbe essere un upgrade. L'overall è irrilevante, però potrebbe essere un upgrade. 69 il Mao voti per Ginetto Gineitis. Che sarà Gineitis, non so come si pronunci. Oh, va bene, andiamo a rompere le balle al Genova. Lo chiamerò Gino, lui. Abbiamo Gino e la Berna, altro che Gino e l'Alfetta. Comunque sì, vi confermo che il Ciucu è ancora libero, mentre Carlo Conti è ancora alla Juventus. Però è in scadenza di contratto Carlo Conti. Fichissimo. Allora, Ginetto Ginettis qua. Prendiamo, scambio alla pari con Samardzic, tutti contenti. È sceso il valore del Ciucu perché sta invecchiando, raga. Va bene. Vaffanculo. Samardzic per Lazzaro per Gino. Perché è 99? Perché è cresciuto. E voi direte, Tier, ma non ha giocato. È cresciuto. Ignora. Lo stipendio mi pare più che adeguato. Ginetto Ginettis. Bene. Nuovo giocatore. Gvidas Ginetti. Oh, regà, ripeto, se torniamo in... O meglio, se raggiungiamo la Champions, noi possiamo riprenderlo il Ciucu, eh. Siamo autorizzati a farlo. Anche prendere Carlo Conti nel caso. Carlo Conti e il Ciucu. Che accoppiata vincente. Allora, che numero gli abbiamo dato? Il 3, no, il 13 no, fra. Beccati la 7. Piano di crescita. Quello che, boh, ci metti meno, vai con recupera palle. Però, sinceramente, io a questo punto direi di non far giocare Ginetto Ginetti, bensì di far giocare Gutierrez, che è più giovane sulla carta, teoricamente è più giovane, ed è di piede destro, giusto? Quanti anni ha Tony? Ne ha 25, sì, ne ha un paio in meno. Giocherà Gutierrez. Però anche Ginetti, non lo so. Avrebbe più senso. Ecco, volevo fare una cosa importante, per quanto stupida. Mbuku, dove ti posso adattare? Non attaccante, ok, come non detto. Puoi farmi l'ala, puoi farmi il COC, puoi farmi l'esterno. Abbiamo buone probabilità che Mbuku non lo si perda, quindi, l'anno prossimo, benissimo. Cazzo, c'hai ragione, potrebbe aver falsificato tutto. Potrebbe aver commesso anche lui dei crimini di guerra, per quanto ne sappiamo. Ok, ora Leeds United. Leeds United.
Madò, gioca Jack Vale. Momenti clou, regà. Perché mi voglio del male. Chissà se riusciamo a finire la stagione oggi. Spero di sì, non ne sono certo. Si vedrà. Ah, benvenuti a Elland Road. Occasione di cross per noi. La Berna sulla fascia. Guardalo lì che bello un Mbuku. Nathaniello un Mbuku. Bella Gutierrez. Bella Gutierrez per Martino. Mamma mia, che palletta di Gutierrez. Tony Gutierrez. Ed è 2-0 dopo 20 minuti. Mamma mia, che palla di Guti. Magari prima o poi una carriera in Romania la farò. Penso che l'anno prossimo, come location esotica, farò la Polonia. Posso dire che mi fa molto ridere leggere Siummico da te? Oh no, Jack Vale! Non il gol dell'ex! Non il gol dell'ex! Fermate! Niente, gol dell'ex. Che non esulta per rispetto. C'è un Trincao. Chiudi Tavares, bravo. Occasione di cross per noi, uguale a quella che ci ha portato al gol all'inizio. In realtà non proprio, sono coperti meglio. Ma va lo stesso. La chiude Patrick Nuama, 3-1 con Leeds. Bene, Sbotops. mi fa ridere lo sponsor del Leeds, Sbotops. Cazzo, è successo anche, è successa esattamente quella cosa lì di bro a me. Però con Fra, io ho chiamato mia mamma Fra qualche giorno fa. Dice, no, Fra. Mia mamma mi guarda, cosa? Scusa, anche se... Ah. Bene, allora. Momento tattico, e con tattico intendo dire proprio strategico, in cui cercherò di buttare in campo la peggior formazione possibile, quindi dentro Knezevic. No, dai, Patvilletela da buona. Poi Kobayashi, Obert. A destra ci gioca Candela. A sinistra invece gioca Williams. Centrocampo a tre con Ginetto Ginettis, Mahmoud davanti alla difesa e Kramer di qua. Poi Davitashvili e Mbuku. Infine prendi in Balanzola. Madò, guarda Tavares quanto sta crescendo. E mettilo in punta. Tiar, se vinci, vabbè, continuerò a simulare con la formazione di riserva finché non usciamo dalla coppa. Guardate, mi interessa poco. 3-2-1, simula contro il Derby County. C'è il rematch. Davitashvili, perché hai segnato? Non dovevi fare gol. Non dovevi fare gol. Fatemi creare lo schema di riserve. Ah, Berna, Geno Ginettis, Mbuku Castillo, Balanzola Nuama, Alexandropoulos, Mahmoud, Kramer. Ok. E grazie Lofty per il 17esimo, un bacione. Giga cuoricione in chat per te. No, il punto è che ho dovuto adesso rifare... Cioè, dovremmo giocare il rematch, ma ci scenderà in campo di nuovo la formazione di riserva, frega sega.
Ora cosa abbiamo? Southampton. Ah no, ce l'abbiamo subito. Vabbè, allora ha maggior ragione, vai. Dentro le riserve, 3, 2, 1. Ti prego, eliminami. Siamo fuori dall'FA Cup. Godopoli momento. Altro che Pepegam. Rinominiamo la squadra in Godopoli Town. In Camtown. Da Godopoli a Camtown. Che ne pensate? Perché siamo primi in campionato, scusate? Perché siamo primi in campionato. Come sono solo loro. Però. Ok, iniziamo a simulare qualche partita lenta. Lentamente. Con calma. E teniamola d'occhio. Perché sono contento di uscire dall'FA Cup? Perché in questo modo la squadra sarà concentrata solo ed unicamente sul campionato. Mentre le altre squadre, si suppone, quelle che potrebbero lottare per la zona Champions... Bello? No, fuori gioco, peccato. Mentre le altre squadre che potrebbero lottare per la zona Champions saranno impegnate nell'FA Cup, qualcuno ancora nella Carabao probabilmente, inoltre... avranno anche le coppe europee. Cosa che io non ho. Mentre Gino Smallbone riesce a segnare qua. Non darla a Mbugu, non darla a Mbugu. Tienila, bravo Tavares. Bravo Mbugu, bravo Nataniello. È semplicemente per avere tutte quante le energie concentrate sul campionato e giocare una partita a settimana in campionato senza sprecare energia altrove. Perché altrimenti poi dobbiamo cominciare a rinunciare alla squadra. Per me è importante arrivare in Champions in questo momento, o quantomeno in Europa. Cox? Ok. È importante per due motivi. Punto primo, morale. E quindi dare nuova linfa vitale a questa serie che stavo considerando praticamente da mollare. Bravo Schaefer. Due, arrivando anche solo in Europa, avremo la possibilità di... diciamo sbloccare un salvagente, cioè ci va via Buono? Porca merda. Ci va via, che cazzo ne so, Tavares sulla fascia sinistra? Bene. Porca troia, scusate, questa è troppo bella per essere lasciata, è troppo golosina. È troppo golosina. Guardala qua. Ok, no, volevo calciare d'esterno. Dobbiamo dare via Tavares, che è un 84, perfetto. Vuol dire che il suo sostituto dovrà essere minimo un 81. Non puoi scendere più di un tot, che più di una volta ci ha fregato sta cosa, se vogliamo anche. Però il suo sostituto deve essere minimo quel valore lì. Mentre se arriviamo tipo in Europa League o in Conference, abbiamo un limite massimo di 85 che comunque alza il livello della squadra. Mentre invece se arriviamo in Champions non abbiamo più limiti. Possiamo prendere Carlo Conti. Possiamo prendere il Ciucu. Regà, possiamo fare di tutto. Tutto Carlo Conti. Bravo Sabé. Teniamola. Niente Nuama, peccato, ci hai provato. Entro per gli ultimi 20. Tra l'altro Carlo Conti l'ho messo nella miniatura dell'altro giorno. È stato magico poter mettere Carlo Conti. Tete. Mamma mia come è andato via Tavares. Van Dijk. Buono. Vai la Berna. Ma che cazzo è un trattore Upamecano? Allora lascio andare al tiro. Tira, cazzone, tira. Bravo. Cosa fischi? Un fuorigioco, vabbè. Grazie, Andy, un bacione, thank you. Tanto fatemi provare questo Gino Ginettis. Grazie per il quarto. Pepegam sempre nel cuore, vincere tutto il possibile. Sì, beh, diciamo che è improbabile vincere qualcosa, però... La Berna. Per Patrick Nuama. La chiusura di Upamecano.
Mostruoso quell'uomo. Gino Ginettis. La Berna. Per un Bugu. Sto sbagliando gli ultimi passaggi prima di entrare in area. Incredibile. Follar in ballo con Dorley. Addirittura sulla sinistra Oscar Dorley adesso. Porca puttana, che giocata di Follar in Balogun. Buono, buono, mano di Tete. Bravo Verbruggen. Bucù dalla bandierina. A cercare in mezzo Patrick Nuama. C'è Upamecano, Martino. La mette giù Schaefer. Non riesce a calciare, ma il pallone finisce comunque da Bucù. Perdiamo 4 rimpalli di fila. Oscar Dorley. Esce bene il liberiano. Van Dijk. La Berna. Nuama con la testa. Ah, capocciata debole. Sa che finisce 1-1 sto game col Southampton. Abbiamo provato, peccato. Bravo Nuama. Tavares. Mamma mia, oh! Wan-Bissaka, Upamecano! Lì dietro stanno facendo cose che non ho mai visto fare a nessun altro. Vai in avanti per favore, che non so quanto abbiamo di recupero. Vaffanculo. Quanti errori stupidi che ho fatto. Vabbè, 1-1. Ci può stare. Il Chelsea... Sì, il City ha pareggiato. Il Chelsea ha vinto. Siamo lì. Magari siamo scesi di una posizione o due. Infatti siamo dietro al Tottenham. Mo. Burnley come messo in classifica? 18esimo. Skip. Big skip. Si va alla Aston Villa. Mamma mia, 3-0. Clean. E ora Aston Villa. L'Aston Villa mi ha cagato il cazzo. Mi sono proprio stufato di giocare contro l'Aston Villa. Perché l'avrò visto 14 triliardi di volte ed è a pure pochissimi punti. Quindi skippa anche l'Aston Villa. Vai diretto al Liverpool. Sperando di non aver fatto una cagata. Ciao, Brurco. Tanto sicuramente ho perso con l'Aston Villa. Un principio di sborricchio nella bandalogna. Più 5 sul Chelsea terzo. Più 8 sul Liverpool quinto, regà. In caso di vittoria qua allungheremmo ulteriormente. Cosa fondamentale per l'esito di questo campionato. Si scende in campo, frega sega. E in questo caso la bet sarà... Allora. Gol... Non so chi. Anzi. Doppietta Mbugu. Sì, no. Aggressiva è la doppietta di Mbugu. Molto aggressiva. Intanto scende in campo. Il Liverpool ha un'ottima squadra. Non l'ho vista, ma sicuramente è buona. Adesso vediamo come si schierano in campo. C'hanno ancora Alisson, tra l'altro, tra 10 anni. Alisson tra 10 anni, credo che abbia tipo 37 anni. Non credo sia più così giovine. Ne avrà 27-20. Di che anno è Alisson? È un po' più vecchio di me, mi sa. Ehi, Siri. Alisson. No, non Jim Alisson. No. Alisson Liverpool. Alisson Becker del 92. Qui siamo nel 2032. C'hanno Alisson quarantenne in porta. Hanno Rodrigo sulla fascia, hanno il Regen, suppongo, di Dzeko o di Kramaric, 86 AT.
Questo è il regen di, credo, Modric. Un nonnissimo DD, Camavinga, Miloš Kerkez, bello. Ah, infatti è un 81. Hanno Selma Kerr in panchina. Hanno Tamer Sayed, bestia, 89. Che cazzo è Tamer Sayed? Sì, ho capito, però Buffon a 40 anni, vabbè, ha fatto il secondo portiere della Juve. Gioca al Parma in B. Non giochi al Liverpool titolare. Insomma, c'è una bella differenza. No, forse si è fatto un anno... È comunque a 40, non a 45. Sì, oddio, magari sta facendo il suo ultimo anno qua. Però lo stesso, chiudi. Bravo, Cox. Ah, è Salah. C'avete ragione. Gutierrez non vede partire, o meglio, lo vede, ma... Lo serve troppo tardi in DD. Knezevic. Gordon. Gli lascio spazio per mettere il cross. Bravi a chiudere. Nuama. Largo per Sabé. C'è un buco in mezzo, ma preferisce non servirlo. Sabé. Gutierrez. La perna. Nuama. Sabé. Cross secondo palo. A cercare Mbuku. Chiude Pavard. Batti e ribatti. Alla fine ce l'abbiamo noi. Guti. Perna. Mbuku con calma. Martino. Ancora Mbuku. Ancora questa volta Tavares. Per Martino. Mamma mia, oh, che giro palla asfissiante. Il Liverpool non la tocca, il Liverpool non la vede, il Liverpool la recupera perché ho fatto un errore. A che punto siamo? Siamo a febbraio, regà. Siamo a febbraio della decima stagione. Bravo Mbuku. Verticalizzamela per Nuama. Patrick Nuama. A giro sul secondo palo. Alisson para e poi è anche veloce a tornare su e prendere in due tempi il pallone. Dovevo angolarla meglio con Nuama. Errore questo, stato mio. Chiudi, chiudi, chiudi. Bravo. Gestiscila con calma. Bravo, ma come stiamo uscendo bene? Ma come la stiamo gestendo sta partita? Ma che bravi. Disse prima di sbagliare un passaggio assolutamente campato in aria, senza alcun tipo di logica. Jovanovic, ecco il regen di Modric, ci prova, Schäfer c'è. Bravi. Christensen, bravo a chiudere, peccato. Camavinga, bravo Guti. Pallo. Ma come no? Ma mi ha ucciso! Tra l'altro Alisson l'avevano venduto e l'hanno pure ricomprato sulla maglia numero 12. Bravo Tavares. Buku. Nuama. Buono per Tavares. È irregolare. È regolare la posizione di Tavares. Tavares, Tavares, Tavares col mancino! Edu Tavares. Gol del vantaggio del terzino che si inserisce alla perfezione. Bravo Edu, secondo gol in campionato. Il primo l'ha fatto contro il City. Ve lo dico perché ha fatto uno di quei gol che piacciono un sacco a me. Praticamente dalla fascia lo scatto in mezzo, lo servo con un filtrante alto, mette giù palla, calcia basso, incrociato, palla che dà un bacino al palo, il secondo palo ed entra in porta. Va, bello proprio. Uno di quelli belli. Bene così. Kaide Gordon. Miloš Kerkez. Opportunità Liverpool che può subito pareggiare. Van Dijk. Bravo Giulio Van Dijk. E poi Mbuku. Si fa vedere Mbuku. Palla per Sabé. Sabé.
Sabbè. Per Patrick Nuama che incrocia con la capoccia. C'è il raddoppio, signori. Il raddoppio del Pepegam. Con un Anfield ammutolito davanti allo strapotere di Patrick Nuama, che in 25 partite ha messo a segno 32 gol. 32 in 25, raga. Patrick Nuama, fenomenale, mostruoso. Da record, oserei dire. Martino sbaglia tutto, Miloš Kerkez. Ma anche Van Dijk, raga. Perna per Tavares. La 26 Pavar e lo salta. Ancora Tavares. Doveva essere per Martino sta palla. Peccato. Troviamo il terzo. Beh, fuori, fuori, va bene. Ma vi immaginate l'anno prossimo uno scenario in cui abbiamo il Ciucu, Carlo Conti e Nuama lì davanti? Che trio che sarebbe. Peccato. Fottuto Carlo Conti. In che modo è buono? Nel modo in cui è riuscito a salvare la palla, evidentemente. Rodrigo. Nedzevic col mancino dal limite. Cox. Perché ho ceduto il Ciucu? Per le regole della carriera. Cioè, quando all'inizio di una nuova stagione cambi il modulo, perché è una cosa che si fa ogni anno in questa carriera, se un tuo giocatore impiega più di 52 settimane ad adattarsi ad un nuovo ruolo per coprire una posizione in campo, questo deve essere venduto. Ed è esattamente quello che è successo al Ciucu. Bella l'entrata di Christensen per salvare il 3-0 di Mbuku. Camavinga. In verticale da Sayed. Bravi. Martino. Mbuku. L'imbucata di Mbuku per Nuama. Nuama davanti ad Alisson. Nuama! C'è il terzo, crolla il Liverpool ad Anfield. Segna Patrick Nuama. E rimango comunque in campo perché c'è la bet riguardo Mbuku. E quindi finché il game non finisce non posso far niente. Carlo Conti darebbe una bella scossa alla squadra. Aspetta. Meravigliosa. Un po' mi spiace non averla pensata prima di te. Cosa gli ha preso Cox? Infatti, datemi il replay di questa. Niente replay. Allora, vi giuro che se prendiamo Carlo Conti, mi metto il sound effect della scossa dell'eredità. E ogni volta che segna lo facciamo andare. E voi direte, Tiara, ma non ci stai un po' indirizzando con gli acquisti? Ma che cazzo me ne frega, raga? Fa ridere Carlo Conti, su via. Io spero che ci sia la possibilità di prendere Carlo Conti. Che è successo? Rigore? Rigore per un mano di Van Dijk, che vabbè. Conoscendo gli standard di FIFA è giusto che venga dato. Irl, non penso. Ah, Van Dijk ha voluto fare il fico un attimo, eh. Knezevic. In area Knezevic. Cox, che cazzo sta facendo? Ora sto giocando con le ciabattine. Non proprio le ciabattine. Le ciabattine sarebbe tipo sul 5-0. Sto giocando tipo con le Crocs in sport mode in questo momento. Preferiresti riprendere il Ciucu più Salì oppure Car... Allora, idealmente, raga, immaginatevi un magico 4-2-3-1 con... Ah, bello. Vabbè, ci sta il gol.
un magico 4-2-3-1 con un magico Nuama punta, Carlo Conti COC e poi il Ciucu e salì sulle fasce. È un sogno. Allora, stiamo un attimino mollando, ma perché io stesso ho mollato in sto game, quindi al di là del fatto che magari conviene sostituire un paio di players, direi di, nel caso dovessimo prendere un gol in più e quindi Liverpool portarsi sul 2-3, fare melina per il resto del game. Frega un cazzo, è una partita che voglio tenere stretta questa. Buttati a terra, fai la pickfordata. Poi vedremo quando arriverà il mercato. Intanto vediamo di arrivarci in Europa prima di pensare al mercato. Bravo Edu. Tutto lo spazio del mondo, Edu. Ma dipende anche dal modulo, perché il modulo potrebbe cambiare. Cambiando il modulo può venire fuori una qualsiasi cosa. Magari non possiamo riprendere alcuni di questi giocatori. Si vedrà. Porca miseria. Escimi Cox. No, non uscirmi Cox. Ok, Melina. Melina. So che fa cagare la cosa. Ma io devo difendere il punteggio. Esatto, non voglio fare un'istambullata, soprattutto contro il Liverpool, perché è proprio il Liverpool la squadra in questione. Mi son cacato la bandalogna! Ma di brutto! Ma volete sapere qual è la cosa divertente? Non ricordo se con Liverpool ci ho giocato off camera o no, ma ero sopra 4-1 e ho pareggiato 4-4 alla fine. Quindi è proprio il Liverpool che non può perdere. No, no, meritato per l'ultima mezz'ora assolutamente, però rosico perché ero sopra 3-0 dopo il primo tempo. Potevo fare ancora meglio, potevo farne un altro paio, vabbè. No, no, no. Neo, ne. Imbarazzante comunque. Imbarazzante. 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 Non dico che sia imbarazzante la sconfitta. È imbarazzante il modo in cui questa è arrivata. Un paio di gol, i primi due li ho presi perché sono un coglione io. Gli altri erano al di fuori del mio controllo, purtroppo. Il Tottenham ha la possibilità di portarsi a più 4, no, buono. Vabbè, peccato. Ora chi tocca? Chi è il prossimo? Wolverhampton. Porca merda, pure Wolverhampton. E poi il Newcastle, che mese del cazzo. Wolverhampton ci ho giocato così tante volte che non ho voglia di giocarci di nuovo, quindi simula e tienila d'occhio. Comunque pronostico, doppietta Mbuku, no. No. Ha fatto due gol Nuama e uno Tavares, quindi no. Mamma mia, che tristezza. Fatemi togliere il cappello perché mi è salito improvvisamente il caldo. È caduto il cappello. Vi prego, Wolverhampton, fate i bravi.
Please don't score on me. Please don't do me a scoring. Comunque sarebbe ridicolo fare la prima stagione bene e magari arrivare secondi in campionato dietro al fottuto Tottenham. Però ecco, sapete una cosa positiva dell'avere tutte quante queste partite una vicino all'altra contro le squadre forti? Che poi abbiamo soltanto quelle deboli, o più deboli del campionato. E quindi... fico. Bravo, Cox. Ele, ma... cioè... come tutti noi... sei sempre in modalità goblin a casa. E quindi appena esci ti scotti normalissimo. O comunque ti senti proprio bruciare addosso il corpo. E oh? Che difficoltà. Che è l'unico punto che non hai raggiunto quando ti sei messa la crema da sole, giustamente. Mbuku! Nathaniel Mbuku, bravissimo Mbuku. Sono un fun fact sulla città di Newcastle upon Tyne. Durante un certo periodo di 20 anni della recente storia italiana, quando la gente aveva il passatempo di italianizzare i nomi dei posti, Newcastle è stata una delle città delle prime città a cambiare ufficialmente. Aspetta, Newcastle è stata una delle città a cambiare ufficialmente il nome italiano. Si chiamava Castelnuovo d'Inghilterra. Beh, Newcastle, in effetti, è Castelnuovo. È un po' come ho visto questo short di Maurizio Merluzzo, in cui diceva che in realtà, se ci pensate bene, Buenos Aires è Benevento. E ci sono rimasto male. Ma sì, ma che sia cringe, è ovvio, però. È buon'aria. Buon'aria cos'è? È vento, quindi è Benevento. Ma le arie cosa sono se non venti, quindi? Buenos Aires. FIFA? Sai cosa? Lo batto con Berna all'angolo, non mi faccio troppi problemi. Mano, 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 prendi la mano, prendi la mano, prendi la mano, prendi la mano. Porca miseria, da qua è bruttissimo perché non ho tempo di farla scendere sta palla. Mi conviene calciare col mancino? No, mi conviene calciare col destro, d'esterno. No, calcia col... fuck it, calcia col destro a giro. Traverse. Crossbar challenge. 20.000 like, regà. Comunque sì, è stato... oh, cioè, c'è stato TikTok in proprio, c'è lui che parla con... oh, no, non conosco tutti quanti, magari è anche un creator importante, me non l'ho riconosciuto. Dice, va, se ci pensi, Buenos Aires è Benevento. È stato incredibilmente... è stato un momento magico per me quello. Buono? Buono? Cazzo, peccato. Comunque no, Buenos Aires in realtà si chiama Ciudad de la Santissima Trinidad di Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Comunque finisce per Benevento. Oh no, etimologicamente non è corretto, però mi piace pensare che lo sia, ok? Oh, intanto la stiamo vincendo contro il Wolverhampton senza problemi.
Bravi, raga, bravi. Ok. Siamo lì. Mancano 12 partite al termine della stagione. Poi cosa... Madonna. Cioè, che serie di partite incredibile. Liverpool, Wolverhampton, Newcastle, Arsenal, poi un po' di sciallitudo col Brentford, e poi West Ham, Tottenham, calmi per tutto il resto di aprile, e poi finiamo con City e Chelsea insieme all'Everton nelle ultime tre. In realtà sono divise abbastanza bene, le big adesso. Una volta superato l'Arsenal sono divise abbastanza bene. Simulami anche il Newcastle. Che cosa meravigliosa. Comunque l'avevano detto anche un po' più su di Malevento, Benevento. Fantastico. Calvi è impossibile. Che ride. Aspetta, ieri, prima di iniziare la live, comunque ero lì che stavo guardicchiando la presentazione di EAFC24. E siccome lo stavo guardando su YouTube, c'era la chat della diretta. Porca puttana. E io ho letto due messaggi della chat della diretta. Di cui uno... Cioè due... Tipo su due mi è cascato l'occhio. Uno di questi... Era... Vabbè. Il primo era tipo un... Forza Caserta. Una roba del genere. L'altro che mi ha fatto ridere... È stato quando è uscito Drogba... Con... Il trofeo della Premier League... In mano... E qualcuno ha commentato Drogba pelato XD. Ma l'XD l'ha scritto tutto minuscolo. Mi ha fatto più ridere del dovuto. Settimana... No, domani teoricamente. Prima o poi riusciamo a farlo un qualcosa in niente. Drogba pelato XD. Nient'altro. Mi ha fatto ridere. Bimbo... speciale, lo sapete. Che rido per queste cose stupide. Nataniello Mbuku. Si è acceso Mbuku, si è acceso. Due gol nelle ultime due. Dai che la gestiamo. Vai Patrick, vai Mbuku. Va bene. Peccato. No, no, XD proprio X piccola, D piccola. Come l'ha scritto Marco? Cioè, mi ha fatto più ridere l'XD che altro. Più che il Drogba pelato, perché, cioè, cazzo c'è da ridere sul fatto di essere pelati. È una cosa perfettamente naturale. Brava la Berna! Raddoppio, sul terzo si quitta. Buono. Martino, che cazzo ti sei inventato lì? Ah, peccato, fuori gioco. Come faceva a essere fuori gioco, scusa, Fra? Hai fatto un tiro e l'hai ripresa tu. In che modo è fuori gioco? E ovviamente lo concediamo il gol a il signor Bigalle sull'unico tiro che ha fatto il Newcastle nei primi 45 minuti. No, 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 bravi. Devo fare dei cambi? Forse Tavares deve uscire, un po' stanco. Tavares ha poca stamina. Ho notato. Tavares, la Berna, ridalla Tavares, invece no, provaci tu! Bravissimo. Fermi in campo, facciamo anche dei cambi che mancano 10 minuti, c'è gente stanca, quindi fuori Sabbé, dentro Williams, con Tavares che mi va a destra. Per il resto faccio altri cambi, Gino Ginetti, Sper Gutierrez, così gioca.
Arambuku come li batte meglio, però. Peccato. Madonna, ma il loro portiere c'ha lo stesso colore nostro addosso. Mi disturba, signor Patterson. No, ma io non dovevo... Dovevo togliere Tavares, non sabbè. È solo un coglionazzo. Poggers, la partita del cuore, cazzo. Io vorrei giocare in una di queste cose prima o poi. Sarebbe carino. Cioè, farei schifo. Cioè, se mi venissero mai a chiedere... Oh, Tiar, vuoi partecipare alla YouTuber League? La mia risposta sarebbe... ma io non so giocare. Vabbè, sai stare in piedi? Sì, va bene, vieni. Gioco 5 minuti e poi basta, faccio il figo e firmo autografi per il resto della giornata. Non faccio nient'altro. Minuto di recupero. È l'unico minuto di recupero. Togliamoli quella cazzo di palla, invece fischia l'arbitro. Bene, loro hanno fatto un tiro per tempo, due gol. Cioè un gol, pardon. Bene, bene, bene. No, 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 si inizia con l'H, perché non è un ahahaha, è un ha-ha-ha quando ridi. Quindi inizia l'H, perché aspiri. Chi è che ride? Ahahahahahaha. Cioè, che merda. Ok, allora, in questo momento abbiamo... Beh, posso dire che, però, il Chelsea quinto ha più 9, cioè ha meno 9 rispetto a noi. Bella come cosa. Che facciamo? Giochiamo contro l'Arsenal? Ma sì, giochiamola. Allora, che ore sono? 9 e 20. Quante partite mancano alla fine della stagione? 11. Quali potremmo giocare? Potremmo giocare Arsenal? Tottenham, sicuro? Qua skipperei barra terrei d'occhio tutto. E vediamo come va. Sicuramente City-Chelsea. Attualmente. Poi ovvio che se arriviamo a un punto in cui abbiamo già vinto il campionato, barra, dobbiamo ancora vincerlo. Vabbè, cioè barra, non possiamo più vincerlo, ma siamo sicuri della Champions. A quel punto posso anche simulare fino a fine stagione. Però per il momento direi di giocare contro l'Arsenal di Atangana e Doha. Regà. Assist a Tangana e Doha. Matiar gioca per l'Arsenal, lo so. È una bet completamente al di fuori del mio controllo. Al di là del fatto che dovrò difendere. No, no, skip fino al match scudetto è troppo rischioso. Signori, è partita la bet. Si comincia. Sì, poi è vero, giustamente, chi se ne frega di come scrivete la risata. Chi se ne turbo frega, però... Cioè, no, un po' mi disturba quando leggo ah 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 e me ne rendo conto. Gutierrez per Nuama. Ha subito spazio Patrick Nuama. Para Ramsdale. Berna. A cercare in mezzo la testa dello stesso Patrick Nuama che stacca. Palla sull'incrocio dei pali. Ancora buona per noi però. Posizione regolare per la Berna. Gutierrez. Tavares. Prova col mancino. Vola ancora Ramsdale. Non ci credo. Grazie Kiwi per il settimo, un bacione, thank you. Berna. Ancora a cercare Mbuku questa volta. Esce comodo Ramsdale. Arsenal che parte un po' schiacciatino dietro. Bravo Tavares. Questa squadra con questo modulo mi sta facendo godere. Sotiris. Martinelli. Saka. Bravo Van Dijk.
Guardalo lì a Tangana e Doha, che bellino, quella 18. Bene. Bene Mbuku. Nataniello Mbuku. Che assist. Anzi, pardon, che tiro all'incrocio dei pali. No, non è Van Dijk l'originale, è un Van Dijk a caso. Credo sia il regen di Blind, ma non ne sono sicuro. Bello, 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 angolato in quel modo, che mi si insacca all'incrocio. Ramsdale non la può. Vantaggio meritato per quello che abbiamo visto in questi primi 15 minuti, regà. Mbuku on fire. Terzo gol nelle ultime tre partite, contro Wolverhampton, Newcastle e per appunto Arsenal. Un giocatore che si è svegliato in un momento fondamentale. 14esimo gol in campionato per lui. 14. Sono tantissimi. Ma sono comunque meno della metà di quelli che ha segnato Nuama, per farvi capire. Gonzalo Ramos, Tielemans, si gira Yuri. Perché è morto il mio? Cioè, bravo Cox, ma perché io tento un affondo e muoio? Inciampo male come se mi avessero sparato e fossi uno stuntman che deve fare le cadute apposta per non farsi male. Ma mettila fuori. Bravo Sotiris. A Tangana e Doha. Eccolo qua il 18. Tielemans per Ramos. Batti ribatti. Mano, mano loro, mano. Grazie. Ok. Melina per 90 minuti? No, dai. Sinuama. Sul primo palo. Porca troia, non letteralmente sul palo però. Concettualmente come zona della porta, devi calciarla vicino a te. Non proprio sul... Vabbè, vaffanculo, Patrick. The Ridder. Martinelli, Gonzalo... Mamma mia, che bell'attacco. Gonzalo Ramos, Martinelli, Saka. Deve essere una goduria da giocare come trio. Mai come Carlo Conti, Chukwuemeka e Nuama, però... Nuama cerca Mbuku. Chiude Pacheco. Ancora Mbuku. Di testa da Nuama. Che viene ribattuto da Leitner. The Ridder. Martinelli. Gli tira la spallata Gutierrez. Tielemans. Ave per Saka. Sì, perché Saka? Saka. Bukayo Saka. Bravo Edu Tavares. Ma non lasciargli spazio. Otero. The Ridder. Tielemans. Per Saka. Di ritorno da Tielemans. Ancora Saka. Schäfer chiude. Vince il rimpallo. Cox. Mamma mia, Cox, cosa cazzo mi ha preso? Cazzo, vero? Hanno anche uno che si chiama Otero come la foca. Magico. Martino, mettila fuori. Ha toccato di mano. Arbitro, l'ha toccato con la mano. Van Dijk. La salva sulla linea Van Dijk. Vai in contropiede. Vai, Patrizio Nuama. Chiude Botman. Non è vero, si era fatto saltare come un coglione Botman. Che seratina impegnativa dal punto di vista dei nervi. Bravo Sabbé. Bravo Sabbé. Martino. Tiene Nuama. Vede Mbuku. Botman ancora. Maledetto Sven Botman. Reaction in live non lo so. Non sono cose che mi piace fare come content, le reaction. Poi magari... Un giorno, quando avrò finito le idee come youtuber di gaming, mi metterò a fare le reaction, questo senza dubbio. Però per ora, al di là di qualche reaction al subreddit più l'antaratak, non ho bisogno di fare altro.
La Tirlock avevo detto che l'avrei fatta quest'estate, mi sa che non la facciamo quest'estate, semplicemente la faremo più avanti nell'anno. Magari tipo tra un DLC Pokémon e l'altro. Ah, Tangana e Doha la mette in mezzo, bravo Van Dyke, Martino. Mette giù un Mbuku. Ecco, questa cosa che Mbuku stia più avanti di Nuama quasi mi piace. Perché Mbuku poi trova l'imbucuata per l'appunto. Sabbè, mettila dove sai. Porca puttana, quasi troppo sotto. Cos'è la Tirlock? È una Nuzlocke modificata e resa tirlessosa. Cioè le ho fatte io le regole aggiuntive oltre allo scheletro di una Nuzlocke normale. Martinelli. Tielemans, Cox. La lavanderina corto per Saka. Va bene, Guti, bravo. Ci piace, la Berna. Anche quella ci piace. Edu Tavares. Sotiris Alexandropoulos. Cerca Sabbè. Peccato che Nuama fosse in fuorigioco. Raga, Minecraft maledetto. In questo momento va all'asilo. Non lo riporto. Ma così come Tomodachi, così come tutta quella... Basta, è il passato. Imparate ad andare avanti. Ma a me piace... No, no, non ti piacerebbe di nuovo. Ti piace pensare a come ti sei vissuto quei video lì, quando li hai visti. Provi nostalgia nei confronti di quei video, di come ti hanno fatto sentire. Ma non hai nostalgia di quel tipo di content, effettiva. Cioè, non vuoi rivedere davvero quel content oggi. Buono il pallone per Mbuku. Mbuku, dove cazzo la ti devo calciare in porta e basta. Imparate che tutto ciò che avete visto... Nessun content creator, da quelli che conosco quantomeno, ha intenzione di rimanere ancorato al passato e continuare a fare soltanto ciò che faceva una volta. Tutti cerchiamo sempre di evolverci, innovarci, adattarci, stare al passo coi tempi. Alcune cose che sono andate bene in quel periodo, perché... No, vabbè. Come dire... La gente ci si sentiva in sintonia con quel tipo di contenuto in quel momento. Se lo vedeste oggi vi farebbe cagare. Ne sono certo al 100%. No vabbè, che cazzo è? Oh, 2 minuti, segnano 2 gol. Entrambi con una mezza papera di Cox. Che poi in realtà, cioè dico mezza perché magari erano tiri davvero imprendibili. Però che palle. Questa è tipo la partita con lo United. Con l'Arsenal che ha fatto quasi niente per tutto quanto il primo tempo. E poi gioca quei 10 minuti nel secondo... Vabbè, questo qua è imbarazzante come è successo, come rimpallo. Gioca 10 minuti del secondo, fa 2-3 gol e la chiude. Vai a fare in culo, va là. Switch Party, ma infatti Switch Sports, quanto bene è andato. Ci farei un singolo video, non li porterei come serie. Primo gol in campionato di Odegaard, ovviamente. Traversa. Sì, poi guardiamo gli assist dell'Arsenal alla fine partita, ma non penso abbia fatto assist a Tangana e Doha. Comunque quest'ultimo è imbarazzante, cioè che vado per spazzare e la palla finisce tra le gambe di quello che era a terra dopo essere scivolato post intervento, andato a vuoto. Qua errore mio. Niente, raga, è andata male questa.
Vabbè, tanto sti cazzi, io sto puntando all'Europa. Cioè, il titolo sarebbe stato fico, ma non è importante. L'importante è arrivare in Europa. E per l'Europa siamo ampiamente dentro. Oh, regà, hanno avuto quei 5 minuti di pazzia dove non li potevi prendere. Quei 5 minuti dove puoi provare a intervenire in qualsiasi modo tu vuoi intervenire, ma non ce la farai mai. Un po' come prima... qua errore mio in fase di uscita dall'area. Qua cazzone io. Questo l'ho preso meritatamente di gol e vaffanculo. Però, cioè, un po' come prima con Liverpool, ok? Primi due gol li ho presi per leggerezza. Gli ultimi due, quelli della rimonta da... dal 2-3 al 4-3. Quelli lì non potevo farci un cazzo. Vabbè, finiamo sto game. Che tristezza. Va bene. In realtà non va bene. Brutto crollo da parte nostra. No, no, ma non è chat che toglie concentrazione. È sfiga sto game. Perché come XG, sì, va bene, l'Arsenal ha meritato, ma soprattutto per quell'ultimo gol che gli ho meritato. Che gli ho meritato, che gli ho regalato, altrimenti l'XG sarebbe stato pari. E il pari lo avrei anche accettato come risultato, così, così fa male. Però c'è un City-Tottenham che può essere importante. Non ho guardato gli assist. Che stupido. Vi ridò i punti, sono sicuro che non l'abbia fatto, ma per correttezza vi ridò i punti. Ho detto, sì, dopo li guardiamo. Niente, non scemo. Non ho visto come sia finita City United, pardon, City Tottenham. Mi sa che hanno pareggiato. La situazione migliore che potesse venire a delinearsi. Allora, tra l'altro, controlliamo come stanno andando Carabao ed FA Cup, perché la Carabao l'ha vinta il City, perfetto. Quindi sicuramente i primi sei posti sono per l'Europa. Mentre per quello che riguarda l'FA Cup, devo arrivare tra le prime sei. Devo arrivare sicuramente tra le prime sei. E attualmente siamo secondi a 56 punti. La sesta è il Liverpool a 51. Però la settima è l'Arsenal. Siamo a più 10 sull'Arsenal, che ci ha appena battuti, tra parentesi. Se no saremmo stati a più 16. Cazzo. Rosicchio. E non poco. Va bene. Va bene. Ora. West Ham simula. Lento ma simula. L'importante è arrivare tra le prime 6. Possibilmente le prime 4. Ma l'importante sono le prime 6. Regà, non simulo veloce. Il punto è che la squadra è sì buona, ma non abbastanza da poter dire ok, simulo veloce senza neanche pensarci. Soprattutto contro un West Ham che ha una signora squadra. Ruben Neves, Douglas Luiz, Rodri, Aslani. Oh, ma... Pablo Escobar in difesa. Dici poco. No, non è prosciutto dell'est, è prosciutto dell'ovest. Peccato. Siamo alla decima stagione, non so quanti anni abbia Douglas Luiz, però boh, forse 33, 34? Non ho idea. Peccato per quel game contro l'Arsenal, perché ci avrebbe mandato a più 16 sulla settima e primi in campionato. Un po' rosicchio, per l'appunto, un po' rosico. Fammi scendere in campo, ti prego. La punizione da lì la devo calciare. Peccato, ma loro in porta c'hanno Farkas, è uno dei... Oh mio Dio, non mi viene in mente il nome. Uno di quelli che vengono a ucciderti a Markarth. Markarth era, mi sa di sì.
I Forlorn. Ecco, è uno dei Forlorn, Farkas. Mi pare. In Skyrim. Niente, primo tempo, stiamo dominando noi. Sì, va bene, hanno più possesso palla loro, ma stiamo dominando noi. Io c'ho paura. Ho paura che sta partita possa andare in vacca con un gol loro all'85esimo. Perché il West Ham è quel tipo di squadra. Bravo Mbuku, peccato Mbuku. Primo piazzato, primo contropiede, semi buono per noi. Proviamo a scendere in campo e approfittarne. Quanto mi piace che difendano 4-4-2 però. Cioè mi dà una soddisfazione incredibile. Perché vuol dire che quindi FIFA queste cose le sa fare. Sono programmate all'interno del gioco. Voi direte, sì, TR crea due schemi, uno per attaccare e uno per difendere. Non sono così rapidi ad attivarlo, eh. Sarebbe bello se ci fosse più dinamismo del tipo, ok, quando si attacca tu stai qua, quando si difende tu stai qua e marchi a zona, marchi a uomo, marchi a Mbuku! Quarto gol consecutivo. No, sarebbe molto più carino. Perché a quel punto anche la difesa a 3 non diventa più un problema perché obblighi gli esterni ad abbassarsi. Obblighi i centrocampisti a chiudersi. Voi direte, CTR però non diventa problematico a manetta per quando poi vai a giocare su foot. Su foot online eviti il casino di avere squadre completamente schiacciate all'indietro, semplicemente non dando la possibilità di fare queste modifiche. Non l'ho presa di mano, perfetto. Entra in campo, c'è un portiere su. Così rosico. E in che stato di forma orribile arriviamo alla partita contro il Tottenham? Welcome everyone. Thanks very much. Ci giochiamo il titolo adesso. Ci giochiamo il titolo in questo momento. Se perdiamo il titolo scivola dalle nostre mani. Se la pareggiamo rimaniamo bene o male in scia. Se la vinciamo possiamo continuare a crederci. Cioè, vittoria si crede, pareggio si spera, sconfitta ci si concentra sulla qualificazione alla Champions. Regà, bet. Sapete che ha bisogno di sbloccarsi? Nuama. Bet goal Nuama. All'andata ho vinto 4-3. Ma ero fully focussato sul gioco. C'è anche da dire che ora è da un po' che non sto giocando bene, ho giocato svariate partite, sono in live da quasi 3 ore. Inizia a far sentire un pochettino la stanchezza. Ho notato che se gioco per tanto tempo prolungato inizio a essere molto meno lucido in ciò che faccio. Quindi questa partita è quella in cui dobbiamo assolutamente tenere e mantenere la fottutissima lucidità. Signori, buonasera e benvenuti al Tottenham Hotspur Stadium. Prima contro terza, Tottenham contro Pepega. 3 soli punti separano le due squadre. Tra di loro un Manchester City che ha il grandissimo vantaggio della differenza reti. Più 28 rispetto al più 21 attuale del Pepegam. E al più tipo 17 del Tottenham, che è tra le due, tra le tre, la squadra meno, diciamo, superiore sulla carta. Sabbè. Martino.
calcio a palla fuori. Tottenham più 20, allora sono io tipo a più 21, 22. Berna. A cercare Schäfer. Ancora un Buku, ci prova, esce Unai Simon. Peccato. Tienimi su Nuama. Oh, muoviti. Mamma mia, che rischio che hai corso. Con calma, falli muovere, falli muovere. Shaibi. Lautaro per Doak. Lautaro ancora, di ritorno, lo scambio incredibile. Instoppabili. Infermabili. Segna Lautaro Martinez. Perché hai perso la bet? Era gol Nuama. Lo scivolone sta per arrivare, raga, me lo sento. Sto difendendo. Sono molto meno concentrato rispetto all'inizio della live. È la stanchezza. Bello, regolare Nuama. Unai Simon c'è, la mette fuori Sessegnon. E? Certo, era proprio a lui che la volevo crossare. Jed Spence. Non riesce a chiudere Tavares. Bravo Alexandropoulos. Su Lautaro Martinez. La Berna. Vabbè, qua errore mio. Rodri. Ma Rodri non giocava nell'Arsenal, o forse in un'altra squadra che ho affrontato poco fa. Mano di Schäfer. Non ha dato mano, incredibile. Gran giocata di Kral. Entra in area al cieco, Schäfer c'è. Guti. Perna, Mbuku. Cerca Nuama. Chiude la difesa del Tottenham. Cosa ha fischiato? Ok, punizione. Vammi sul palo, vammi sul primo palo. Va Sessegnon, che tocca corto per Rodri. Bravo Nuama. E bravo Cox. Dove cazzo vado con Cox? Mamma mia, che stupido. Sono partito con Cox, solo a pensiero. Ve l'ho detto che inizia a perdere lucidità. Bravo Schäfer. L'ho presa col braccio. L'ho presa col braccio andando in scivolata. Sì, palese anche. Palese. Questo ci sta. Uno dei primi tocchi di mano che dico ok, è giusto. Lautaro contro Cox. Matteo Pipo. Matteo Pipo. Si oppone, dice no. Vaffanculo però, eh. Bravo Schäfer. Buku. Madonna, oh, che fastidio. Non riesco a passargli oltre la difesa. Difendono a 5, veri bastardi. Ecco perché. Di solito se sono in 2, uno sminchia lo stesso. In 5 è tosta. Perché sono 3 dietro. E quindi se sminchia uno, ne è comunque 2 che coprono. È regolare. Guai si chiama fuori gioco, bravo. Minchia. È da rosso questo. È da rosso questo, daglielo. Cioè se ne è fottuto del... Ma come giallo? Se ne è fottuto del pallone, mi è arrivato dritto sulle ginocchia, sulle sue caviglie. Madonna, dimmi che non è da rosso questo. Vai in Buku.
Cataniello! Mbuku! 1-1. Bravo Mbuku! Bravo Mbuku! Fatemelo rivedere! Pareggio immeritato, se posso, eh. Pareggio un po' immeritato. Mbuku on fire, tipo quinta partita di fila in cui segna. Jamie Vardy chi? Bello però, bello, Unai Simon non ci può arrivare. Quinta partita di fila in cui Mbuku va in gol. Cosa sono stati? Tipo due pareggi, una vittoria e una sconfitta? Insomma, un periodo di forma abbastanza snema. Sai perché? Perché non sta segnando Nuama. Nuama è fuori forma. Nuama sta a 32 gol, mo in 30 partite, ma era a 32 dopo 25. Ha smesso di segnare Nuama, abbiamo smesso di giocare bene. Patrick, svegliamoci. Va bene, spazza, spazza. Bravo. Peccato perché potevo partire comodo qua. Buono Sabé. Buono Martino. Porca puttana. Non sono riuscito a girare. Devo girarmi dall'altro lato con Martino. Shaibi. Fermo, fermo, fermo. Bravo, Schäfer. Pulito e tranquillo. Ma quando il tour dello studio... Oh, l'han cacciato! Gliene han cacciato uno. Chi è il bastardo? Ma se Segnon. Bene. L'ho fatto quando mi sono trasferito qua 2 anni fa, comunque, il tour dello studio. Sotiris Mbuku. Ancora Sotiris Alexandropoulos. Gutierrez. Alto. Peccato. Ciuculo venduto ormai tipo una stagione e mezza fa. Quasi due. Ha passato 2 anni da svincolato. Se riusciamo ad arrivare in Champions e il modulo ci permetterà di prenderlo, avrete la possibilità di farmelo riprendere, altrimenti no. TR, perché se è un 99 di overall non lo prende nessuno? Perché costa troppo. E quindi nessuno va a pagare 500.000 di stipendio a un giocatore. Su FIFA. Sono due... In realtà sono 24 milioni all'anno. Ci sono stipendi ben più alti. Però su FIFA nessuno lo fa, stupidamente. È un 99, figa. Mbuku cerca Nuama. Meyer chiude. Kral. Imposta per un Tottenham che è senza un terzino in questo momento. O senza un centrocampista. Non ho capito come si siano schierati. Cos'è un 4-2-3? O un 5-2-2? Con nessuno sulla fascia sinistra. Non ho capito. Porca puttana. Kolomwani. Resista una carica. Entra in area Kolomwani che poi spara al destro. Pallone alto, ma che rischio. Sì, sì, giocano con un 5-2-2 e i due lì davanti sono una punta e una alla destra. Quindi vuol dire che Sabé ha teoricamente tutta la fascia libera a disposizione. Perché Nuama... cazzo, è vero, c'era da far battere la punizione a Nuama, teoricamente. Vabbè, che poco importa, perché se segna qui... Cazzo, sì, Patrick Nuama! La ribalta per il Pepegam! E quindi chi se ne frega della punizione, l'ho fatta battere a Mbuku perché era posizionato bene per il suo piedino.
Che culo col pallone deviato. Bene, grazie Anduril per il quarto, un bacione. Cox. Bentornato, thank you, thank you, thank you. Rodri. 34esimo in campionato per la punta italiana. Patrick Nuama. Tavares. Schäfer. Gestiamola. Gutierrez. Cambio di gioco. Tavares, che cazzo di palla gli hai dato? Ambuku. No. Che cazzo di palla gli ha dato però? Minchia. Dentro Davitashvili. Dentro Ginetto Ginettis. Che però in realtà va bene lì. Per il resto basta. Sì, è un po' buggato sto gioco. È pieno di baghettini qua e là. Grafiche che rimangono dove non dovrebbero rimanere. Grafiche che non appaiono. La Serie A italiana era ancora peggio, raga. Chiudi, chiudi, chiudi. Bravo, Cox. Momento pressing del Tottenham. Palla regalata a Kolumuani, Van Dijk. Udoge. Bravo, Cox. Mettila fuori. Cox, Cox, Cox. Big Cox, huge Cox. Per noi. Là dietro. Bravo, Berna. Calcio d'angolo ancora. Batti la lunga, stronzo. Dai, continua così, figlio di Troia. Bravo. Batti corto anche questo, dai. Fallo. Fallo, cazzone. Schäferton in mezzo. Porca miseria, mi ha fregato qua. Malik, ciao. Rodri. Kolumuani, Cox. Mamma mia, che pressing. Basta, batte di corti, sti calci. Ah, bravo. E la prendono comunque loro. Ok, è finalmente uscita. Davitashvili, mano di Maier. Tranquillo. Battila calciando sta punizione. Non mi conviene calciare. Ok. Pff, bello il cross di Berna. Peccato che un attimo ci sia arrivato. 5 minuti di recupero. Come 5? Sei stronzo. Da quando su FIFA danno 5 minuti di recupero? No, sti qua gliela vogliono far riprendere. Maro! Gliela vogliono far riprendere di brutto. Ma quando mai si vedono 5 minuti di recupero su sto gioco? Ne sono già andati 3 però, eh. Kral. Rodri. Piano, piano. Senza essere ingordi. Lasciali avanzare. Lasciagli sprecare tempo. Che poi un errore è tutto quello che serve. È finita. La rimonta Pepeghica. La rimonta Pepeghica. Si sblocca Nuama dopo un sacco di partite. Un gioiellino di Mbuku su punizione. Ribaltano l'iniziale gol del Tottenham. Bellissimo con Lautaro Martinez per giunta. Fatemi rivedere il gol di Nathaniel Mbuku. Ne ho bisogno. Voglio vedere dove si è insaccato il pallone. Ma guarda come ha girato bene in mezzo alla difesa. Non li vedi mai questi. Non li vedi mai. Il gol di Lautaro volete rivedere? Sì, ve lo faccio vedere. Hanno fatto un gran bel gol. Bellissimo. Bellissimo, che gli vuoi dire? E quindi, signori, campionato riaperto. Rote lo rivorresti, ma, sarò sincero, non è così importante in questo momento.
Campionato potenzialmente riaperto. Dico potenzialmente perché dipende da quello che farà il City adesso. Ha perso il City. Siamo primi. Allora, cosa abbiamo? Bournemouth, Nottingham Forest e Brentford. Come sono messe in classifica? Il Brentford è ottavo. Bournemouth è quindicesimo. Ma cosa ci fa il West Ham ultimo? Vabbè. Ecco perché ci ho pareggiato. E il Forest nono. Chat. Simula lento. Sia il Bournemouth che il Brentford che il Nottingham Forest che lo United. Tutti quanti. Le prossime 4 le simuliamo lente. Forse 5 con Leicester. E poi vediamo tutto quanto col City. Dipende da come va. Però per il momento ci sta. Sì, assolutamente, Luca. Anche perché sono, è una carriera di 10 anni ed è ancora lì. Quindi, insomma, piuttosto. Bravo, Cox. Guardate, nelle prossime 5 partite, cioè, per l'appunto, Brentford. Porca puttana, mamma. Brentford, Forest, Bournemouth e United insieme al Leicester. Mi piacerebbe fare 12 punti. Tra gli 11 e i 12 punti. È tosta, però. Vi ricordo che lo United sia una buona squadra, ma non è ottima. Vediamo poi contro chi dobbiamo giocare. Se dobbiamo giocare, teniamo d'occhio. Bravo Sabé. Ma regà, ma come siamo usciti bene? Bravo Nuama. Cazzo, poteva darla dentro a Martino. Sto vedendo un'azione divina. Stavamo per chiudere col gol. La bet di Nuama non l'ho pagata. Paghiamola. Gol Nuama, sì, è tornato al gol dopo 5 partite a secco. Oh no, è arrivato la sedia a due gambe. Speedrun di FIFA? Sai che non ironicamente credo ci siano le speedrun di FIFA, sedia. Allora, fermi. Regà, esiste davvero la speedrun. C'è la modalità tornei. Come funziona? Champions League World Record in 2 minuti e 32. Cioè devi vincere la Champions nel minor tempo possibile. C'è la modalità torneo. The Last Dance. Argentina per Saint, Portogallo per Saint. Vinci il mondiale con una di queste due. Poi c'è Career Mode. Cosa vuol dire Bologna 2 minuti e 28? Cosa devi fare? Mostra le regole. Simula una stagione il più veloce possibile. Beh, figata. Il timer si ferma quando clicchi prossima stagione. Raga, non ironicamente. Non ironicamente. Quando finiamo sta carriera provo davvero a speedrunnarlo. Ci prendiamo un paio di categorie e lo speedrunniamo. Nintendo Switch. Vinci la Champions League il più veloce possibile. Alla sua categoria a parte. Cosa vuol dire Benzema per Saint? Segna 3 gol il più velocemente possibile con Benzema. Categoria friendly 18 secondi, quindi sarà segna un gol in amichevole. Segna 3 gol. No, aspetta. Segna 5 gol in un amichevole. Sì, segna 3 gol con un singolo giocatore in un amichevole. Questo qua segna ne 9. Regà. Lo annuncio qui in questo momento. Quando finirà questa carriera, prima di iniziare quella successiva, che sarà anche l'ultima dell'anno,
prima dell'uscita di EA FC 24, andremo a fare delle speedrun di FIFA. Speedrunniamo FIFA. Sedia, mi hai dato un'idea di content meravigliosa, comunque, te lo dico. Comunque, grazie Sedia per il ride, regà. Andate a seguire la Sedia a due gambe su Twitch, su YouTube, ovunque. Non di persona sotto casa, quello lì vi picchio io poi, se lo fate. Però sì, seguite la Sedia, da bravi. In realtà vediamo il prossimo anno se ci sarà ancora Nuama, perché non ho idea. La prossima carriera che vado a fare, ragazzi, sarà una carriera molto più scialla, cioè penso di farla di due, massimo tre stagioni. Prendo una squadra di media classifica in Germania e cerco di farli vincere la Champions in due o tre stagioni. Facciamo anche acquisti un po' esagerati, quei nomi un po' più già in avanti, no? Vediamo di muoverci in quel modo lì. Non è rigore. Che such. Cazzo, è rigore. Uomo Pipo. Uomo Pipo. Facciamogli pesare la dura legge del gol. Niente. Giusto, è vero, uomo Pipo era Dickman, lui è Matteo Pipo. No, cat, bravo, Van Dijk. Guarda, anche il pareggio me lo porto a casa, visto la sfiga che ci abbiamo ultimamente. Però se mi dai queste opportuni qua... Opportuni qua... No, non la do te, Martino. La prende Nuama. Cazzo sì! Martino, mi spiace, ma doveva segnarlo, Patrick. Raga, siamo anche alla decima stagione. Ci sta che anche un po' tutte quante le squadre inglesi abbiano dei giocatori forti. È normalissimo. Il Pepe Gam Rovers a Nuama con 91 e vittoria fondamentale. 35% di possesso palla, 2 tiri, 0 occasioni, 1 gol. Il City ha perso di nuovo. Tottenham continua a vincere. Simula, simula. Se vuoi la categoria speedrun per la tripletta in Serie A è ancora vuota. Cazzo, ci proveremo. Come l'Udinese ha cambiato logo? Fra, che cazzo dici? No, 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 fermi. Questa la dobbiamo guardare insieme. Mi rifiuto di credere che l'Udinese abbia cambiato luogo. Sì, luogo, buonanotte, logo. Ma no, ma non ha cambiato... Ma no. Regà, non ha cambiato logo. Non ha cambiato logo. Hanno semplicemente ripreso un vecchio logo degli anni 70 con la zebra e lo hanno applicato alle maglie per la prossima stagione. Dai, ci sta. È come la Roma che ha messo la lupa. Non hanno cambiato. No, cazzo, l'Udinese è l'ultima squadra che ha bisogno di cambiare logo in questo momento, secondo me. Non l'ultima, però, cioè, ci sta. No, no, no. Però bellina, cioè, come applicazione alternativa ci sta.
paradossalmente mi dà molto più fastidio lo sponsor così in basso. Ma molto di più. Forse ne stanno cercando uno principale ancora, ma lo sponsor lì mi dà proprio fastidio, raga. Proprio fastidioso. Però bella la maglia, mi piace. Semplice, fa il suo. Sì, la tier list e le nuove maglie la faccio appena le annunciano tutte. Comunque no, tranquilli, è come se la Roma avesse messo il lupo, come se l'Inter facesse una maglia col vecchio biscione, come se il Milan facesse una maglia col logo del diavolo che ha avuto negli anni 80, che era bellissimo. Quindi no. È normale. Ma quindi aspetta, lo stadio non si chiamerà più neanche Dacia Arena. Cazzo. Il sistema del Napoli è abbastanza iconico. Potrebbero cambiarlo, sì. Ma alla fine, cioè, ci sta. È uno di quelli che magari rifai un attimo, perché comunque ha del gradient. Magari cambi il font alla N di Napoli e usi solo quello. Magari poi sulla maglia usi soltanto la N, magari poi nelle applicazioni sui social lo stemma è diverso. Però rifai la N in maniera diversa. È l'unica cosa che può fare il Napoli. Secondo me non puoi andare a stravolgere e usare qualsiasi altra cosa. A me piace un botto il logo che aveva negli anni 80-70, dove tipo la N era anche il corpo di un ciuco. Bellissima. L'ho fatto vedere in live un po' di tempo fa, mi ha detto no, ti fa cacare. A me piace un botto. Molti dei loghi che la Serie A aveva negli anni 80, presi e risistemati oggi, secondo me sarebbero divini. Il diavolo del Milan, regà, è una delle cose più belle che abbia mai visto. E quasi mi spiace che non lo sfruttino. I Modi hanno fatto il progetto molto bello del Napoli. Sì. I Modi, regà, io li seguo, li apprezzo proprio tanto. Perché sono quei tipo di discorsi che... Oh, io potrei stare lì ad ascoltare per ore e ore e ore. Poi loro sono anche molto cazzari nel modo in cui lo presentano. Però si vede che ne sanno, quindi è... Sempre gradevoli i loro podcast. No, comunque quelli degli anni 80 in Italia ce n'erano di mostruosi. Bravo Nuama. Proprio belli. Ecco, invece il logo della Juve non sono d'accordo con quelli che dicono no, non è bello. Capisco che possa non piacere, capisco che sembri poco lo stemma di una squadra di calcio. Per me è bellissimo. Sarà che sono abituato al baseball, perché io comunque sono cresciuto giocando a baseball, guardando parecchio il baseball, dove i loghi spesso sono delle iniziali con uno stile un po' particolare. Pensate ai tutti i cappellini NY, sono gli Yankees, poi ci sono i Sox, ci sono gli Angels di Anaheim, ai Atlanta, che è soltanto una... Cioè, quindi, sai... Nel baseball vengono molto utilizzate le lettere più che un simbolo. È forse quello il motivo perché a me non dà così tanto fastidio? Può essere. Può essere. Però a me piace il nuovo logo della Juve. Quello dell'Inter anche. Molto più pulito, molto più leggibile. Qua leggo IM. Inter Milano. Inter Milan. Piuttosto che quello di prima che era molto più arzigogolato. Anche l'Empoli l'ha pulito un pochettino l'incastro delle lettere che aveva sul logo una volta. Porca puttana, il gol all'88esimo di Armando Broia non ci voleva. Quello del Catania è molto bello. E niente, regà, pareggio all'88esimo con l'unica occasione loro. Si rosica un pochito. Tottenham però ha una partita in meno e il Wolverhampton ne ha una in più. Vedere il Wolverhampton secondo mi turba un attimo. Il Cittadella l'ha fatto bene. È strano vederlo, sì, però non è fatto male. Come detto, simuliamo anche questa.
Quello della Samp è molto iconico. Quello della Samp, secondo me, non ha neanche bisogno di essere modificato. Al massimo prendi il baciccia e usi solo quello sulla maglia. Prima o poi arriveremo a fare una cosa. Tipo il Torino lo fa. Il Torino ha il logo che è dentro lo scudo con la scritta Torino FC, bla bla bla. Però sulla maglia mette solo il toro. La Samp potrebbe fare la stessa cosa. Bravo intanto Nuama. Deve fare la stessa cosa col baciccia. Il baciccia è il simbolo del marinaio che c'è sullo stemma della Sampdoria. La miseria, che spazzata incredibile della difesa del Brentford. Figa, l'han cacciata da tutt'altra parte di Londra. Sono ritrovati a... All'Etihad, non all'Etihad, come si chiama? All'Emirates. Beh, pur sempre un marinaio. Idem per l'Atalanta, che però non lo usa su tutte le maglie. La usa tanto sulla terza, tipo la Dea che corre. Però potrebbe tranquillamente farlo con tutte. Mi piace un po' di più. Boh, io trovo che spesso i loghi siano molto patacconi. Soprattutto su alcune maglie. Così sei un singolo simbolo che puoi rendere anche monocromatico, che puoi appiattire molto più facilmente piuttosto che prendere un logo come... Che ne so. Bello, è andato 2-0 con Gutierrez. Ci sono tanti loghi che vengono presi appiattiti, ma che non puoi appiattire, secondo me, perché hanno troppi dettagli. Se invece prendi un singolo simbolo e lo adatti, fico. Allora, il nuovo dello Spezia, se mi piaccia... Se non ricordasse cose, sarebbe anche un bel logo. Però purtroppo quando lo vedi è la prima cosa a cui pensi, quindi non è un logo che puoi tenere. Penso che lo Spezia torni indietro. Ho questa sensazione. 3-0. Signori, è finita. Vai risultato. Finisce così. Bene. Ad esempio, loghi appiattiti. Quello della Juventus è un logo appiattibile. Il toro del Torino è appiattibile. La N del Napoli lo è. La lupa della Roma. Così. Quindi pareggio contro il Forest, vittoria qui. Vuol dire che abbiamo accumulato 7 punti nelle prime 3 partite. Bene. Ma ora siamo a meno 2 dal Tottenham, ok. Potenzialmente meno 2. Allora, guardiamo una cosa, signori. Punto primo all'ordine del giorno. FA Cup. Com'è finita? La finale la giocano il 15 maggio Brentford e Manchester City. Il Brentford attualmente come si trova in campionato? Non è tra le prime 7. Molto male. E difficilmente ci arriverà. Quindi vuol dire che per arrivare sicuri in Europa dobbiamo guardare la settima posizione. Perché vuol dire che le prime 6 vanno in Europa. La settima, l'Arsenal, sta a meno 13 da noi. Il che vuol dire che se facciamo lo stesso identico risultato di Liverpool e Arsenal in questa giornata, o di Liverpool o di Arsenal, siamo ufficialmente in Europa. Perché se dovessimo, per dire, perdere entrambe, pareggiare entrambe o vincere entrambe, rimarremmo comunque con 13 punti di distacco, noi e la squadra sesta barra settima. Il che vuol dire che poi con 4 giornate rimanenti i punti a disposizione sarebbero 12. Quindi dobbiamo semplicemente emulare un risultato di una tra Liverpool e Arsenal per essere sicuri. Altrimenti 2 punti e siamo in Champions, molto semplicemente. O anche uno. No, uno no, 2 punti. O se vinciamo siamo in Champions. E pardon, in Champions, in Europa League. Per la Champions, invece, siamo a più 10 dal Chelsea, che ha una partita in più. Se vinciamo contro lo United, siamo sicuri della Champions e possiamo provare a puntare il titolo. Io la giocherei. Dobbiamo battere lo United per qualificarci in Champions, raga. Porca merda. Ma questi qua c'hanno Barella, raga. Vabbè. Bugu è un po' stanco. Lo faccio.
Mi gioco la carta Davitashvili. Imbarazzante. Quindi, a tal proposito, gol Davitashvili. Sì, no. E hanno fatto bene, Ender, hanno fatto bene, è bellino da vedere. È arrivato il ritiro di Spu, ciao Spu, buonasera. Che cosa, Skystar, gli occhiali? Penso di sì. Sì, sono loro. Comunque, per quello che riguarda le divise, regà, ne parleremo quando arriveremo vicino alla prima giornata di Serie A, quindi tra un mesetto. Che suppongo sarà un momento in cui tutte quante le maglie di tutte le squadre saranno state annunciate. Beh, beh, comprensibile allora. Signori, benvenuti all'Old Trafford. Il Pepegam si sta giocando un pezzo incredibile di stagione e di carriera. Perché oggi sono partito dicendo che fosse andata male, non fossimo arrivati in Europa neanche quest'anno, io l'avrei chiusa qua. E invece siamo a 2 punti dalla Champions. 2 fottuti punti dalla Champions. Abbiamo addirittura la possibilità di essere ancora in corsa per il titolo. Dipende tutto quanto da quello che farà il Tottenham, ma noi nelle ultime 4 abbiamo Leicester, City, Everton e Chelsea. Insomma, squadrette mica male. Squadrette mica male. Intanto vediamo di portarci a casa questi 2 punti contro lo United per portarci ufficialmente con le chiappe nella massima competizione europea. E partiamo subito con la Berna che calcia addosso al difensore. Luke. Barella. Ape per Anthony. Rollo difensivo. Segna Mukoko. Possiamo provare a riprenderla, raga. Però Davitashvili deve fare il passaggio quando glielo chiedo. Se no non riprendiamo un cazzo. Se no per l'appunto un gran cazzo nelle chiappe. Quale? Quella viola? Penso sia puramente estetica. Tra l'altro quelle nuove non le hanno ancora annunciate. Sto aspeggiando. Sto aspettando. Perché ho detto aspeggiando? Sto aspeggiando. Con la GS. Aspeggio. Raga, aspeggiamo assieme. Sto aspettando quelle nuove. Sto spiaggiando. Marò, quanto vorrei spiaggiarmi in questo momento. Ma perché? Rashford. Allora, Rashford. Ma come cazzo fanno a essere tipo 17esimi dopo un girone sti qua? Vabbè che mo sono 8avi, quindi è tutto più o meno nella semi quasi norma. Ma va bene. È la miseria. Quanto avanti ti sei portato? Buona serata, Spu. Grazie ancora. Lo so che c'è il Palermo su Rover, anche la Feralpi Salò. Però Rover ci può stare, ve l'ho detto. Cioè, mi dispiacerebbe un botto, ma posso capire il perché. Lo vendi anche ad abbastanza, un paio di milioni, sarebbe la cessione record in assoluto più remunerativa per il Südtirol. Capirei il perché. Anche perché si parla di quello più il cartellino di un giocatore giovane e anche abbastanza buono del Palermo, quindi cioè, ci sta. Reggio di Nuama. Same. Non è così unpopular come credi. Anch'io la penso così. Ma infatti se dovessi mai andare, cioè quest'estate Claudia mi fa: no, andiamo al mare un pochettino. Gli faccio: sì sì, andiamo al mare, ma per favore andiamo in un posto dove si possa anche tipo visitare, fare giri. Perché di stare fermo in una settimana in spiaggia non ce voglio. Mi fa: no no, ma anch'io. Ok, ok. Uno o due giorni posso capire. Se hai una vita frenetica, anche se hai una vita... Però in realtà sai cosa?
Dipende dal tipo di vita che fai. Io sono sempre col culo sulla sedia chiuso in casa, quindi se vado in giro è perché voglio esplorare, non perché voglio stare seduto col culo su una sedia ma all'aperto. Però c'è gente che magari passa tutto il tempo in giro durante il proprio lavoro, a contatto con persone di qua e di là, abbia a che fare con uno stronzo, col secondo, col terzo, e l'unica cosa che vuoi fare è metterti in spiaggia e non parlare con nessuno. Ognuno se la vive in maniera diversa. Quindi capisco il perché ci siano persone a cui piaccia farsi 2 settimane con le chiappe al mare e basta. È comprensibile. A me personalmente non piace. Però se un domani dovessi fare un lavoro completamente diverso, che prevede che io sia sempre in giro, magari mi piacerà. Poi dico spiaggia, ma magari non è spiaggia, è un lago, magari sei in montagna, che cazzo se ne frega. Però sì. Non lo so. Beh, oddio. Gente e bambini che rompono il cazzo dipende dove vai. Ovvio che se vai al mare a Riccione, sì, è quello l'ambiente che trovi. Se al mare però ci vai a settembre, che non c'è a metà settembre, che non c'è più nessuno, bambini sono tutti a scuola, vai in posti abbastanza inculati e non c'è nessuno. Ma ripeto, neanche a me piace l'idea, ma perché sono sempre col culo sulla sedia. Se avessi un lavoro completamente diverso magari mi piacerebbe anche. Vaffanculo United. Cami, tutto bene l'aereo? In realtà non è detto, sai. Proprio perché ci va meno gente, teoricamente è anche più in ordine e pulita. Certo, anche più soggetta alle intemperie e alla natura, ma non sporca di merda, ecco, questo sicuro. Good luck. Vai Davitashvili, vai Davitashvili, vai Davitashvili. L'ha fatto. Ha segnato Davitashvili. Zurigo Davitashvili. Clamorosamente. Un gol in solitaria. 2-2 all'Old Trafford. E ora fuori da Davitashvili dentro un Mbuku per avere la botta di freschezza del francese. Sì, raga, comunque se mi suggerite... Ah, Tiar vai... Madonna, 5 gol in 10 partite. Bravo, Davitashvili. Tiar vai in questo paesino completamente randomico che non è affatto vicino a dove abito io. No, no. No, comunque si vedrà dove andrò. Vado a petacciato con Daniel. Farebbe ridere. Mio papà è innamorato di petacciato. Sono 3 anni che va in vacanza a petacciato. Da Bolzano. Cioè, in realtà si fa vari giri giù nel centro Italia. E poi si fa sempre una settimanina a petacciato. No, una settimana no. Ma tipo 3-4 giorni sì. Proprio innamorato. E mi fa ridere perché... Mi fa... Tipo, l'anno scorso, tornando su a Bolzano dalle vacanze, si è fermato a Bologna per pranzo e poi mi fa... Oh, ma sei stato in questo posto, in questo paesino, in Molise? Bellissimo, cioè io me ne sono innamorato. Probabilmente non ne hai mai sentito parlare, si chiama Petacciato. Faccio, ma come Petacciato, davvero? Fa, sì, lo conosci. È la città di Daniel. Ma come? È stato bellissimo. Sciare no. Cioè, ho fatto sci di fondo per qualche anno, ma sci discesa no. Porca puttana, peccato. Sci di discesa niente. Bravo Van Dijk. Nuama. Alexandropoulos.
La Berna. Serve Mbuku. L'imbucata per Mbuku. Nataniello. Mbuku. Gioco, perché mai dovrei prendere i biglietti per il Messico? Ci sono due ragioni per cui non prenderei i biglietti per il Messico qualora Claudia dovesse rimanere incinta. Punto primo, io prima o poi vorrei averli figli, quindi, cioè, non vedo perché scappare. Punto secondo, anche se dovessi scappare, il Messico è super scontato, ti trovano subito. Ma è in posti un po' più esotici, un po' meno scontati. Buono. Perna. Ah, non ci è arrivato. Tienila. Bravissimo. Martino. Peccato. È stato figo fare il gol lì. Porca merda, Barella. Fermate quell'uomo. Barellatemi, Barella. Niente. Beh, bravo Alexandropoulos, però l'hai rallentato. Bravissimo. L'idea di barellare Barella funziona. Vai a cagare, vai a cagare, l'impallo maledetto. No, comunque davvero, cioè, non ho motivo di scappare in Messico. Non ho motivo di scappare, punto, ma a maggior ragione in Messico. È così scontato che ti trovano subito. Un'opzione sarebbe andare in Honduras a Tegucigalpa, perché ora che uno riesce a dire il nome correttamente, ciao. Bambino a 25 anni. Shabue, Barella. Bravo Alexandropoulos. No, cosa cazzo fai, Nuama? Guarda che segnano, mo. Palese. Devono segnare. Bravo Gutierrez, bravo Tony. Vai, vai Mbuku. Fai in Buku! Fai in Buku! No, cazzo! Perché? 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 È cursatissima sta partita. Mi sarei meritato infinitamente di più. La United ancora una volta riesce a mettermela nel culo. Di nuovo nell'infrachiappa da parte dello United. No, no. Bravo Van Dijk. C'è Rosic per come ho preso il terzo gol, che ho spazzato con Sabbe. C'era lì Rashford. Cioè, adesso vi faccio vedere il terzo gol loro, quello di Marcus Rashford. Allora qua, vabbè, liberissimo Mukoko, colpisce, para Cox, qua con Sabbe, io ho premuto cerchio, ho spazzato. Ah, mi ha anticipato! Se mi ha anticipato, allora ok. Ok, no, mi ha anticipato, allora giusto così. Pensavo gli fosse sbattuta addosso e fosse rimasta lì. No, no, ok, allora è giusto così. Però in questo modo mi sono ufficialmente messo a meno 4 da un Tottenham che potrebbe vincere il titolo. Devono ancora giocare Liverpool e Arsenal. Devo pagare la bet. Cos'era la bet gol di Davitashvili? Ha segnato Davitashvili. Cosa hanno fatto quelli lì? Quelli dietro di noi. Devono ancora giocare... ma miseria. Tieni d'occhio
questa partita qua. Allora, contro il Leicester basta il pareggio per garantirci l'accesso alla Champions League. La vittoria per sperare che il Tottenham fa cappi ed eventualmente, boh, sperare al titolo, anche se la vedo tosta. Già comunque il fatto di essere a un singolo punto in quattro partite dalla Champions è qualcosa di clamoroso. Già il fatto di essere praticamente con le chiappe in Europa, visto come è andata fino a quest'anno, è clamoroso, perché abbiamo iniziato bene l'annata. Raga, per favore. Con quelle clamorose vittorie che ho fatto off camera, ma poi avete visto che abbiamo anche continuato, quindi non è soltanto una questione di tirarci off camera, anzi abbiamo continuato a gestirla bene. Ho avuto un po' di sfortuna contro il Liverpool, contro l'Arsenal, in realtà ne ho perse un botto di partite, ma ne ho anche vinte un po', quindi mi sta bene. Poi immaginatevi che ride, la prima volta che possiamo provare a puntare a un titolo, ovviamente anche l'unica volta in cui possiamo provare a puntare a un titolo in Inghilterra, traversa della Berna, vince il Tottenham. Cioè, è clamorosa come cosa. No, no, bravi, no, bravo Cox. Rigore per il Leicester. Niente, è cursato sto game. Fabrizio Romano. Tutti li sta prendendo Cox. Tutti. Bravo Nuama. Ho sbagliato. Bravo Guti, Sabbe, Martino, peccato. Vai Berna, vai Berna. Bravo, però hai rallentato, eri troppo lento, non riuscivi a tenerti dietro. Cazzo. Un punto, a sto punto, regà, un punto. A sto punto, un punto. Diciamo addio al titolo, portiamoci a casa la qualificazione in Champions, che almeno siamo sicuri di avere poi non più limiti, e per il titolo ci riproviamo nei prossimi anni con una squadra migliore nel caso. Però vi dico una cosa importante, sapete che un po' a prescindere, dovessimo arrivare comunque anche in Champions, quando si tratterà di prendere portieri accetterò soltanto secondi e terzi portieri, terrò Cox in porta. È il capitano, è qui dall'inizio, cioè non possiamo fare in modo che voi mi facciate prendere un altro portiere più forte da mettere al posto di Cox, no. È l'unica cosa su cui mi imporrò. Per il resto, potete farmi prendere chi cazzo vi pare. Proviamo. Anche un solo gol. Ah, si erra col tacco, se ne libera addirittura del pallone. Coman, Beas, Romano. La giocata, Romano ancora di tacco. Ma comunque con l'Est ci ho perso anche all'andata, mi sa. Dalot. Bravo Schäfer. Il pareggio per la Champions. Niente. No, è andato, raga. No? Zero, 0-1. Tottenham vince contro il Southampton, raga, è finita. Ufficialmente il campionato è andato. Però dobbiamo fare attenzione ora, perché abbiamo City. Aspetta, il Chelsea a quanto sta? 3 partite, meno 11. Are the champions, my friend.
Lens, ba-ba-bam. Signori, con tre partite alla fine il Chelsea è quinto a meno 11 da noi. Questo vuol dire che anche se dovesse vincere tutte, arriverebbe a massimo 66. H sotto di noi. Siamo ufficialmente in Champions e quindi questo sapete cosa vuol dire? Abbiamo sbloccato tutto. Da che eravamo a un passo dal rinunciare completamente a portare avanti questa serie, arriviamo a questo. Alla Champions League. Che ci sblocca tutto. Quindi, ragazzi, dalla prossima volta non ci saranno più limiti per l'overall massimo, ci saranno soltanto limiti per l'overall minimo. Quindi, vi faccio un esempio stupido. Dovesse essere ceduto, che ne so, Alexandropoulos, il suo sostituto deve essere minimo 79, ma massimo quello che volete voi. Stesso discorso per tutti gli altri. L'unica eccezione per l'appunto è il portiere. Mi tengo Cox e ruoterà il secondo, il terzo portiere, come di anno in anno. Ma nel caso ne parleremo la prossima volta. Quindi ora direi di... guardate, anche se dura un po' di meno la live di oggi, sti cazzi, direi di simulare direttamente fino a fine stagione. Skippiamo City, Everton e Chelsea, perché mi considero contento così. Pareggio col City e quindi Tottenham ufficialmente campione. Vittoria con l'Everton. E pareggio col Chelsea, bene. Non male. Concludiamo quindi al terzo posto, quarto posto? Secondo posto. Certo, meno 9 dal Tottenham, però secondo posto, regà. Davanti al City, davanti al Wolverhampton. Annata clamorosa, visto come erano andate le precedenti. Chelsea che tra l'altro forse finisce addirittura fuori dall'Europa. Attenzione. Chi l'ha vinta l'FA Cup? Ha vinto il City ai rigori. Chelsea in Conference per una botta di culo incredibile. United che finisce tredicesimo. Chi è che è retrocesso? Il West Ham, a caso, il West Brom e l'Aston Villa. Tiè, l'Aston Villa non lo devo più beccare, mo! L'Everton si è parato il culo all'ultimo. Voglio vedere, cioè, l'ultima giornata dell'Everton cosa ha fatto. Ha pareggiato. Ha fatto quel singolo punto contro il Leicester che gli ha permesso di scavalcare gli altri. Gran bella merda, Everton, complimenti. Per il resto, invece, oh... non mi lamento. Quindi le cose andranno così. Tottenham, campione d'Inghilterra, col Pepegam, il City e il Wolverhampton giocheranno la Champions. Liverpool e Arsenal in Europa League, Chelsea in Conference. Clamoroso, raga. Clamoroso, visto come era andata negli scorsi anni. La rosa come è messa? Abbiamo Cox che ha fatto solo più uno, ma ha fatto una grande annata. Tavares ha fatto più 6, raga. Edu Tavares mostruoso, mi sa che salvo lui l'anno prossimo. Lui o Schäfer, vediamo. Schäfer ha fatto più 1. Julian Van Dijk ha fatto più 4. È più da salvare Van Dijk di Schäfer a 25 anni, non è che sia più vecchio. Sabbe solo 1, peccato. Non male i vari centrocampisti. Martino più 5, raga, ha fatto. Mbuku solo più 1, perché ha fatto un'annata mostruosa, però peccato. Davitashvili più 2, Nuama più 1, ma raga, è un 91. Per capire a livello di statistiche, 40 gol per Nuama in campionato, 40 gol in 38 partite di Premier, Mbuku con 17... Regà, 17-17 per Mbuku. 17-17. Martino con 7-3, non un granché. Davitashvili con 6 gol e un assist in 13 partite. Alexandropoulos con 6, Berna con 4 e 11 assist. Bene, bene, bravi. È peccato per Samardzic che si è andato via, ma molto bene. No, no, sono contento. Ha giocato Nzola, ha giocato le due partite di FA Cup. Bravo Mbala Nzola. Sono orgoglioso di te. Ma quindi, cioè, fatemi indovinare. Suppongo a questo punto. Di brutto anche. Patrick Nuama Bomber. Con 40 gol in 38 partite. E quindi poi miglior assistman Mbuku. Con la Berna quarto, anzi seconda pari merito con Torres e Shaibi. Reti inviolate? Questo no. Cox con 6? Cartellini gialli, Alexandropoulos con 3. Bravissimo.
Cartellini rossi, non ne ho preso neanche uno. Bravissimi, raga. No, allora, maglie, mercato e quant'altro lo facciamo tutto quanto nella live di martedì prossimo. Però, ora come ora, voglio giusto controllare delle cose. Cioè, chi ha vinto le varie coppe? La Champions l'ha vinta il Liverpool. Che quindi... No, scusatemi, che quindi... No, no, ora sono confuso. Perché se il Liverpool ha vinto la Champions, il Liverpool giocherà anche la Champions insieme a Wolverhampton, City, Pepe, Gam e Spurs. Quindi, Arsenal e Chelsea in Europa League col Nottingham Forest in Conference. A meno che anche l'Europa League non sia stata vinta da qualcuno. No, l'ha vinta il Napoli. Mentre la Conference l'ha vinta la Real Sociedad. Chi c'era delle italiane in Conference? Perché di solito ci sono sempre squadre abbastanza ridicole dopo un tot di stagioni. Cioè, ridicole nel senso che non è realistico che arrivino lì. Non vedo nessuno per ora. Il Parma! Appunto. Appunto. Vabbè, tra 10 anni in realtà potrebbe anche starci. In Europa League chi c'era di italiana? C'era... Vabbè, l'Atalanta. C'era il Napoli. E basta. Mentre in Champions c'erano... Cioè, il West Ham ha giocato la Champions ed è uscito ed è retrocesso in Championship. Che cosa assurda. C'era l'Inter. Viga Rosenborg, che bello. C'era il Milan, la Lazio e la Juve. Niente Roma. Fanculo la Roma. Ha detto sto gioco. No, ecco, prima di fare qualsiasi altra cosa, io volevo vedere un paio di robine. Ad esempio, dove sono alcuni dei nostri storici giocatori? Giusto per farci un'idea. Tipo il Chukwu sappiamo che è svincolato. Poi chi altro è che c'è di giocatore storico? Enes Salì. Enes Salì è ancora la Juventus. Rote. Tom Rote. È più scarso del mio terzino. Ed è alla Sociedad con cui ha appena vinto la Conference. Non ne varrebbe la pena. Carlo Conti sappiamo che è alla Juventus. Poi chi abbiamo ancora? Silvano Voss. Non ricordo io Voss. 86, beh, bellino. Il Chukwu, regà, lo dite, è svincolato. Chukwu Emeka, Carney. Ancora svincolato, 99. Lui lo possiamo prendere se abbiamo un modulo con gli esterni o con i COC. È giusto, Arash Motarage Biafarpur. È allo Schalke, è cresciuto di 2 da quando l'abbiamo andato via. Saleng. Si è ritirato Saleng. Peccato. Sto pensando a altri. Fontana Rosa. L'abbiamo andato via sta stagione, mi sa, però. Fatti ancora il Nantes, Fontana Rosa. A Tangana e Doha l'abbiamo visto. È all'Arsenal. 83. Meh. Jack Vale al Leeds. Madjed è alla Z Alkmaar, è fermo lì. Giusto, Barnard. Max Barnard. Al Deportivo Cuenca. Mi sa tipo in Sud America da qualche parte. Mentre Jamal, Ibrahim Jamal, è svincolato. È arrivato a 60 però, bravo Ibrahim. Yani Stoica. 83 al PSG, minchia. Bravo Yanis. Maric no, l'abbiamo dovuto dar via. Non è come si chiamasse. Gordon, non era Gordon. Che cazzo si chiamava? Stiepan. No. Robin Shaw si è ritirato da una vita. Fan Chao. Gioca all'Altai. Faticanti, giusto. Giacomino Faticanti. È al Girona dove l'abbiamo mandato noi. Pisilli. Il buon Nicolò. È al Boavista dove l'abbiamo mandato noi.
Altri giocatori che abbiamo avuto, ma così non me ne vengono in mente altri, sinceramente. Boer, mi sa che si è anche ritirato. No, invece c'è ancora, c'ho 30 anni. Anche lui ha il Boa Vista, merda, si è riunito con Pisilli. Aymar Cher, bravo, Aymar Cher. All'Atletico Madrid, Aymar Cher. Brandon Kent, giustamente, è al City. Oddio, non me li ricordo. Erano Kemp. Ma nessuno... Brandon Kemp? Sì, forse lui l'ho avuto. Ma non ne sono certo. No, no, però sapete che... Cioè, io ho un sogno. Punto primo, riportare a casa il Ciucu. Punto secondo... Carlo Conti. Io voglio Carlo Conti. Però vabbè... Tanto scopriremo nella prossima live chi dovremo prendere, quale sarà il modulo, quali saranno le maglie con cui scenderemo in campo in Champions League. Signori, io in questo momento non posso fare altro che salvare e salutarvi. Mamma mia, che gioia essere arrivati in Champions League. Pensavo di finirla oggi, sarò sincero. Non pensavo che saremmo andati avanti con questa serie. Temevo il peggio. Regà, grazie per la compagnia. Ci vediamo domani. No, il cazzo, sì, beh, domani esce un video sul canale Tierless Raptor, proprio di FIFA. Quindi mi raccomando, quello non perdetevelo. E noi in live torniamo lunedì con Minecraft, mi raccomando, fate i bravi. Buonanotte, addios.